Allora, signore e signori, ci siamo. Ci siamo, è il momento degli Ziv Games. Epic, perché questa sera rimarremo qui tanto, tanto tempo, tante ore in vostra compagnia. E allora andiamo a vedere quello che è il percorso di questa sera. Buonasera a tutti quanti, eccoci qua con gli Zwift Games Epic Championship, signori Zwift Games 2024 Epic, più di 80 km. Il Bennett ha già lanciato la domanda, adesso poi ve lo porto subito in diretta al nostro Giorgio Mangino, perché prima stavamo correndo entrambi in questa pomeriggio uggioso pieno di pioggia e che infatti, come sapevate, questa diretta non era nemmeno prevista e invece l'abbiamo richiamato agli ordini, gli abbiamo anticipato la gara, ma adesso glielo facciamo spiegare a lui perché gli abbiamo cambiato tutti i piani. Eccolo qua, ciao Giorgio. Buonasera. Buonasera Nick, Mavi! buonasera a tutti quanti i nostri amici del Team ITA. Sì, iniziamo col dire che i piani sono cambiati. Nel mio percorso gare da schiappa totale era indicato: corri alle 19, vai al pub, divertiti, fa casino, mangia tutto quello che riesci e poi si pensa a domani. Il problema è che qualcuno mi ha detto: vedi che c'è brutto tempo, dobbiamo fare la diretta, corri alle 15. Ok. Così, ragazzi, con tutto quello che gli diamo, le paparù che gli diamo al buon Giorgio Mangino, ormai il Dice termine le paparune. le paparù. L'anno finale aspirate, il paparune. Ma le maglie tutte pannolate, lei te, ce l'ha con te, secondo me. Ecco, allora, ecco, questa è la... prima di presentare il percorso, visto che la Mapei non ci ha contattato, forse dovremmo provare a scrivere noi per chiedere qualcosa a Probabilmente non loro. ci guardano. Probabilmente non ci guardano e nessuno ha un parente che lavora nella Mapei. Ho detto: beh, a questo punto proviamo con un'altra squadra. Ho detto: ma quale potrebbe essere una squadra che è mancata tanto nel ciclismo? È tornata, però le manca quell'effetto da pannolato. Ho detto: la Polti. E quindi eccoci qui con la divisa Polti a chiedere al team Polti se vuole, oltre, diciamo, a Leolo Polti, come si chiama, la Cometa Polti Polti, Cometa. la Polti Cometa che hanno proposto, se vogliono anche incentivare un e-sport, sperando che qualcuno molto forte c'è, abbiamo delle personalità di spicco in questo team che possono correre tra i professionisti, cerchiamo di indirizzarli verso quella via. Ecco, che ne Ottimo. so, mi viene da citare un Giorgio Mangino, ho sentito che è molto forte. Un rider così a caso. Allora, percorso Grazie. bello imponente, quello di questa sera è infinito, ragazzi, 81,5 km, quindi rimanete in nostra compagnia, non lasciateci soli in questo sabato sera, triste sabato sera che io e Giorgio Mangino abbiamo abbandonato le corse e i pub per commentare per voi questi Zwift Games 2024. Il percorso, come vedete, è quello che state facendo anche voi A e B ed è il Zwift Games 2024 Epic. 81 e mezzo, ragazzi, si fa di tutto e di più, si gira in strade nuove, strade vecchie, si sale, si scende, solo 3 power up, quindi attenzione a quando usarli e come usarli. E quindi sei contento di non correre ad assi, in realtà sì, perché è dura quella maledetta gran fondo, quindi più la spostiamo in là, meglio è. Quindi il problema è che stamattina mi ero già svegliato per partire, però stavo finendo di preparare quando mi hanno detto: ah, guarda che non si fa la gara. Ho detto: vabbè, bene, allora non parto neanche. Avevo pensato a buttare un weekend al mare a mangiare e basta, però poi ho detto: rivediamo. Ma anche al mare, c'è brutto tempo pure qui da noi al mare, dove t'avvisi? E quindi niente così, questi sono gli Zwift Games di questa sera, quindi l'Epic Championship maschile questa sera. I premi li vuoi dire tu, Giorgio? Vediamo se te li ricordi, sono i Certo, soldi. prima ti dico che sono 878 metri di dislivello nella tappa di oggi, come hai detto tu, su 85 km. I power-up saranno distribuiti sul Titan.com Draft e sul Jungle Lap, se non ricordo male. E come sempre, i power-up sono uguali per tutti i corridori. Abbiamo ruote e bici neutralizzate, quindi il livello sarà identico per tutti, conteranno solo le gambe. E ci sono anche qui dei premi in palio.
Partiamo da quello che ci interessa a tutti. Nick, sei pronto? Le paparune. Sono di $7.000 per il primo, di 5.000 per il secondo e 3.000 per il terzo. Ricordiamo E che bravo, oltre aspetta questi perché Dario, temi. esatto, vai, perché è proprio il nostro Bennett che ce lo dice. Oggi Ci sarà premio anche il anche. premio sul Titans, quindi due passaggi doppio premo di $1.000. Tanta roba. Le Quindi oggi Swift sgancia papare sempre volano. le E però sappiamo, noi sgancia. sappiamo qual è il premio più ambito. Esatto, mettilo grande, Nick, fallo vedere. Questo è il premio che tutti noi vogliamo. E cosa te ne fai di $7.000 quando puoi avere una cosa del genere? La Tron Bike del Castello delle Cerimonie, ragazzi. Tutta oro, scintillante, proprio veramente un po' pacchiana. Se ti metti anche una bella collanina dorata. E poi guarda, quella bici con la divisa Polti può andare benissimo. Quindi Si abbina se mi state perfettamente. Se... ascoltando, datemi una di queste bici, la voglio. Torna lì. Ok, andiamo, signore. Andiamo a vedere quanto manca. Ultimissima cosa, Vai, sempre da vai, pure. ricordare anche per i nostri amici, è che anche questa tappa rientra nel grande circuito, diciamo, dei 320. Abbiamo visto settimana scorsa gli sprint, oggi vediamo l'epic. Rientreranno a punti individuali proprio per una classifica generale. Sono 100 punti per il primo classificato e poi a scalare fino alla centesima posizione, dove il rider che raggiungerà quella posizione otterrà solamente un punticino. Quindi attenzione, perché oltre a chi punta alla tappa, qui si vedrà veramente dopo, diciamo, due tappe fatte, chi punta anche alla classifica generale, visto che settimana prossima abbiamo unicamente le salite. Eh sì, l'Alpe du Zwift ci aspetta settimana prossima. Invece a noi B e C, ragazzi, spetterà una gara mortifera dove vedremo le astronavi, perché sarà 6 km con l'Epicom reverse da fare a tutta, 6 km di gara, vi lascio immaginare che cosa saremo in grado di vedere settimana prossima con gente che lo scalerà in 5 minuti, secondo me, o in 10 minuti totali di tappa, 6 km. Vedremo robe che voi umani non potete... Potete immaginare. Esatto. Tra l'altro ci dispiace anche Nick che Daniel non corra oggi, ma ha sentito l'ansia da prestazione. Sapeva che questa era una tappa importante per lui, proprio per la sua sfida contro di me, e quindi ha scelto di non presentarsi a... E quindi vediamo che farà settimana prossima il nostro Daniel, che non si è neanche presentato qua a commentare, soprattutto. Niente, no, non l'abbiamo invitato perché pensavamo che corresse. E quello è il problema. Ah, quindi proprio L'abbiamo escluso. fatto così. Daniele, hai fatto tutto tu, hai scelto i paparoni. C'ha ragione. Secondo me, occhio che E poi esce. Secondo me non ce lo aspettiamo adesso, ha detto tutti. Non corro, non vado, non faccio, non vado. Adesso lo vedi sbucare fuori dal pen, va tutta, arriva in cima, vedrai il suo avatar che passa in testa al Titan's Groove e poi con dice: una Mi maglia diversa per mimetizzarsi, cambia fermo maglietta. qui, io mi accontento Fa del solo io. 1000. No, sarà bella questa tappa perché sicuramente qualcuno proverà ad attaccare subito, magari puntando unicamente al Titan Groves. Potrebbe anche essere questa una chiave di lettura della tappa, specialmente per chi punta unicamente ai 1000. E poi alla lunga vedremo uscire tutti perché il Titan Groves è al chilometro 16,2, Nick. Quindi molto, molto presto. Potrebbe essere veramente qualcuno che andrà a sprecare tutte le sue energie e poi, diciamo, porterà semplicemente la carcassa a casa. Penso che questa sia la chiave della tappa. Intanto saluto anche Marco che ci scrive dalla chat Dice che quanto stai riguarda la... infuocando la FRR, ragazzi. Oggi me la sono goduta mentre detonavo agli Zip Games in C, dove perdevo tutto il mio vantaggio acquisito nelle gare precedenti, dove avevo lottato per guadagnare 20-30 secondi. Oggi ho buttato via 3 minuti e 40 secondi in una tappa sola. E Perdiamo tutto.
Me lo sono goduto, ragazzi. Mamma mia, come andava. Eccolo qua, anche Salvatore Cana con un grande Giorgio Mangino. Ragazzi, è amato dal popolo Giorgio Mangino. Non ci crederete, ma è amato dal popolo. A differenza tua, tu sei il cattivo, di questa... È sempre così, un buono e un cattivo. Va così, signori. Ognuno è ormai è il capitano del popolo. Mi aiuta, ragazzi. Altro, già che ci siamo, approfittiamo, perché oltre gli Epic Games c'è sempre la FRR, dove ci stiamo divertendo tanto e stiamo apprezzando un po' tutti le lunghe fatiche. Fare ogni giorno una gara non è per niente semplice. Poi sapere che sono su 3 settimane, su 21, a qualunque livello, diciamo, si va a partecipare, diventa emozionante, perché c'è... Veramente tu rivivi, io quando sono lì, tipo che vedo la salita, la tappa e tutto, sono lì che mi gaso, guardo il video, magari tipo che ne so, ieri sera stavo guardando Pantani quando vinse la crono, quando arrivò terzo nella crono del Tour del 98, col papà che là l'intervista, mi sono immaginato, riesco ad arrivare in una buona posizione alla fine, e si è sempre più motivati. Poi... stiamo anche sentendo tutti quanti in chat su Discord, sfruttando i canali proprio del Team Italy, e quindi quando si fa una ride, un evento, il fatto di essere tutti insieme, chiacchierare, motivarsi, avere anche la chiacchiera quando si è fermi nel si passeggia nel gruppo. Ho attivato una vecchia immagine che non so da dove l'ho pescata, aspetta. Qualcosa. Devo ritrovare. Sì, è proprio quello, cioè si vive di agonismo, cioè si sente l'agonismo, cioè io guardo le classifiche e magari mi arrabbio, tipo ieri ero arrabbiatissimo, c'erano quelli avanzati non ci di crederai. Categoria. Vediamo la partenza. Oh, abbiamo preso la partenza! Impressionante, signori! Oggi proprio... Aspettate che non riesco a trovare... Grande. Eccolo qua, scusate, avevo attivato una vecchia immagine che avevamo. Avevo visto Capitano Nicolò Martinoli, mi sto dicendo, ma che è sta cosa? Vediamo un po', Freddy Ovet, ragazzi, se non lo conoscete andatelo a seguire su Instagram, perché mamma mia si è sprinta anche lui, uno degli ambassador capito, ufficiali di Zwift, ex professionista. Vediamo qualche nome, iniziamo già a vederlo. Michael Kaminsky, lo stopper. Eccolo! Oggi attenzione a Michael Kaminsky, lo vedremo a Bra quest'anno, non credo che Giorgio lo vedremo a Bra quest'anno, no, non credo, Anto. Probabilmente no, però potrei, cioè il punto alla Mapei Stelvio, perché devo avere una nuova maglietta da sfoggiare. E guarda che maglia cafona che ha Michael Kaminsky, campione dello sprint, maglia dorata di Games, mamma mia. C'ha anche la Tron Bike dorata, e anche la Tron Bike d'oro con le sue ruote bianche, mamma mia Michael Kaminsky. Me l'aspettavo più scintillante, io avrei messo le scintille dorate che poi uscivano dalla ruota. Vi ricordo, ragazzi, come sempre c'è la battaglia dei Raidon, quindi cerchiamo di dare i Raidon ai nostri ragazzi, per fargli mettere la settimana prossima la maglia del Raidon, del pollicione. Tiaskin 96, benvenuto nella famiglia di Team Italy Live. Grazie mille. Finché non mi fanno ambassador non corro, solo battattac. È arrivato anche Fra Ravasi. Ciao Fra. Vediamo un po' dove si va. Vediamo come si evolve. Per adesso molto tranquillo. Ovviamente le telecamere sono tutte su Kaminsky. È la prima volta, penso, che si vede la nuova bici in una gara ufficiale. Sì. Direi proprio di sì. Comunque tranquilli, ho oltre 8 watt-kilo. Eccolo lì. Ricky Panizza, ragazzi. Vi ricordo, Zwift Companion. Prendete Zwift Companion, fate trova Zwifter. Riccardo Panizza. Aspetta, che lo faccio proprio ora. Bravo, facciamolo. Allora, come si fa per le donazioni? Poi. Apriamo Zwift Companion. Andiamo, tutti facciamolo insieme, tutti forza. Insieme. Cellulare, cellulare in mano, forza. Tranquilli a 8. Dopodiché... Tra l'altro voglio farvi vedere una cosa. Vai. Non so se si vede. Sì. Maffi sta pedalando, ragazzi. C'è un altro Raidon. Prima un Raidon al Maffi, perché è troppo importante. Vedete, Teppone Laurio, ragazzi, con la maglia del Raidon. Grande Tepi.
che aveva vinta lui. Il link della dashboard degli Youtube Games, ragazzi, dovrebbe uscire più tardi, ma non ho ancora certezza che funzioni. Adesso te lo provo a recuperare. Iniziamo con i tre puntini. Trova Zwifter, mettiamo un bel Riccardo Panizza, che è il primo che abbiamo visto. Lo selezioniamo, vi compare bello bello Ricky. Il Raidon vi comparirà blu, io l'ho già dato, ma questo qua vi compare. Sono rimasto indietro, mi hanno disturbato. Quindi, ciao Cadi, signore e signori, super Cadi. Chi si diverte a pedalare e chi va a lavorare. Ricky Moll, che domani devi correre. Prepari la cena? Ma ho detto sì. Dai, prepariamo una buona cena al povero Giorgio Mangino. Prepariamo una buona cena, dicono dalle chat. E poi ragazzi abbiamo, eccolo lì, l'abbiamo appena visto, anche Sergei Pomozhnikov, andiamolo a cercare anche lui. Anche lui del nostro Team Italy. Assolutamente sì, lo andiamo a cercare. Guardate qui, vi compare pollicione blu. Si clicca sul pollicione blu, boom, e Raidon dato. Così aumentano subito i conteggi. Facciamoli volare, ragazzi. Facciamo volare Ricky Panizza. Ditelo a tutti gli amici che conoscete che hanno un account Zwift. Non serve avere l'abbonamento attivo. Basta entrare su Zwift Companion. Fate account di Zwift e votiamo Ricky Panizza. Diamogli questa maglia. O lui, o Sergei Pomozhnikov. Tutti i ragazzi italiani che conosciamo in gara. Intanto più li vedremo, più ve lo diremo. Io cerco Daniel. Perché? Perché non ci sei? Dove sei, Bennett? Dove sei, ragazzi? Vedete, se fate Daniel, non ha senso. Benedetto. Sabato sera senza lui non ha senso. Non sta pedalando, ragazzi. Che delusione. Mannaggia. Belli tranquilli, ragazzi, nel mentre... 78, ragazzi, provano la raccolata. Provano lunga. L'attacco alla Tadej Pogacar. Attenzione a questa allunga. Secondo me sono tutti a caccia di Raidon. Sì, anche perché ovviamente Nicky si fa vedere nelle prime 10 posizioni, è quello che può andare maggiormente a cercare Raidon. Un altro rider Raidon in gara, Nicolò Severa, ricordatevelo. C'è anche lui oggi? Sì, c'è anche lui. Quindi allora vado a mettere Raidon. A caccia anche di Nico Severa, Kiko Arreal. Vediamo se li faranno vedere. C'è anche, ragazzi, eccolo lì, quinto. L'avete visto? Il vincitore della Zwift Academy di quest'anno. Purtroppo ha battuto il nostro Mattia Gaffuri, ma c'è lui Skitsky in gara questa sera. Oh! Anche lui Skitsky in gara. Attenzione, oggi, ragazzi, c'è il top del top. Dai che Don't si stacca per domani. Mandato il pollicione, bravo Paolo. Il Bennett, ragazzi, Don, anche a Nick, è vero? Il Bennett vuole che i suoi compagni si riposino per domani. Non vuole che domani hanno altre gare, ragazzi, anche quelle che continuano nel panorama eSport. Vediamo Jasper Paridance. Poi vediamo un po' chi compare in top 10, che si continuerà ad aggiornare, però come sappiamo e abbiamo visto, più ci si nasconde, meglio è. Senta che intanto vado a recuperare. Devo... lunga, conviene esistere dietro. Sì, assolutamente sì. Volevo recuperare, vedere se ritrovavo, eccomi qua. Vediamo se ce l'ho salvata di qua, perché purtroppo non mi sono segnato il link, sinceramente. Però sì, eccolo qua. Ah no, questa è una domanda tutta tua, io non so rispondere sinceramente. Una info un po' OT rispetto alle immagini, mi confermate che durante un workout non si può nascondere il grafico della potenza e del cardio che compare in basso? Tendenzialmente no, non è pensato per quello. Attacco di Ewan Mackie nel frattempo. Grande il giraffone, ragazzi, super giraffa Ewan Mackie. Prova lui, ma subito batte Gottwald a chiudere. Gottwald. Leo Gottwald, ragazzi. Che corridore è Leo Gottwald, signori. Chissà quando attaccherà oggi. Secondo me in un momento inutile. Uno di quegli attacchi che non stanno né in cielo né in terra. Ragazzi, mi raccomando. Guardate l'immagine. Mackie ha una bici al lato senza la sella. Ho paura.
Iwan, ragazzi, che tra l'altro, no, non so se posso dirlo, beh, ma lo possiamo dire, tanto non lo sa nessuno, dovrebbe esordire su pista quest'anno. Sarà interessante quello, più che altro vorrei vedere anche il movimento italiano su pista, con più velodromi. Provo a mandarti un link, Fra, provo a mandartelo su cosa, perché il problema è che io ho un link non condivisibile che non so se è giusto. Te lo mando in privato, Francesco Ravasi. Vediamo. Il gruppo si sta allungando ed è Leon Gottwald lì davanti. Ah, eccolo, eccolo qua, a 75 km dall'arrivo. Prova a guardare dal link che ti ho mandato, Fra. Anche Bennett, ragazzi, è un pistard. No, non condividerlo Bennett con questo link, perché è direttamente dall'engine di sviluppo questo. E per quello io non mi ricordo mai il link. Vedi anche le telecamere dei ragazzi lì a lato, in questo modo. Cadenze allucinanti. Il gruppo però ritorna su tutti. Non va questo attacco, non va. Ancora compatto, non vogliono far uscire nessuno dal gruppo. Bennett è il top, UG, ragazzi. Ormai è un tuttofare, ragazzi, il Bennett. Oggi si deve riposare perché, ragazzi, ormai è così. È un atleta richiesto ovunque. Guardateli lì. Allora, 17 Raidon, solo 3 per Sergei Pomozhnikov. Ragazzi, applichiamoci un po'. Non possiamo essere solo in 3 ad aver dato il Raidon a Sergei. Uno so io, l'altro sei tu. Chi è stato il terzo? È Martino gli streamer. Martino, quindi mi sa che nessuno di voi sta mettendo i like giusti. Forza, ragazzi. Ragazzi, forza. Altro un parterre, credo, un po' più ridotto oggi. Più tranquillo, sì. Meno gente a correre. Si riprova Perren. Riprova lui ad andare in fuga, ma il gruppo guarda è lì come uno squalo pronto a mangiare. Invece non vorrei che ci sia in gara, ragazzi. A questo punto non ci avevano avvisato. Aspetta che lo devo cercare un attimo nella lista. Rogério Costa do Brasil. E anche Frederic Pasqualini. Mamma mia, ragazzi. Ed Laverack, già 88 Raidon Ed Laverack, eh. Vediamo di recuperare. Non li mettete più, non ce la faremo mai. Lasciate perdere. Anche col secondo account non ce la facciamo. Mix è vera 12. Luis Skitsky si è già staccato. Può essere. Può essere. Può essere. No, è solo staccato dalla non testa. Non è quello che ci aspettavamo. Che ci aspettavamo da Skitsky. Che stavo perché vedendo. Non so se ha già fatto un esordio su strada lui o meno. Stavo guardando i dati proprio di Luca Vergallito in questi giorni. Sta andando veramente forte. Sta facendo veramente bene. Sergei Pomozhnikov. Allora, ragazzi, si scrive. Adesso ve lo vado a recuperare perché lo riprendo nella lista partenti ed è così. Allora, datemi un secondo che mi metto. Lo scrivi. C'è Lennart Tugels stasera. Bravo, infatti stavo scorrendo. Pomoshi e poi ti esce solo lui. Grazie. No, l'ho scritto sbagliato, è Sergei. Ma vada via. Non so neanche l'ha scrivere. Bene Francesco, l'ha scritto bravo, bene Francesco. No, bravo, bravo Fra. Niklas von Haren ci mostrano. Allora, vediamo un po'. Stavo non scorrendo ti stanno un po'. Tenendo per niente, Nick. Guarda come vanno. Hanno iniziato da. Sì, ma 80 km a questo ritmo. Sì. Mamma mia. Ma non potranno farlo sicuramente. Penso che dopo l'Epicom sarà. Sì, io credo che tanti stiano provando a cercare una fuga per arrivare su al Titan's Groove. Sì, perché adesso ci provano De Valkener e Havot. Per qua il cambio dei due in testa. Un secondo sì. Su chi segue, che è Michael Gamst. Guida il gruppo con Barry e Levinson e Henderson. C'è anche Planturo che diventa poi ovviamente pericoloso sulle salite. Vediamo, guarda Kaminsky comunque che viene indicata la sua maglietta. Super trendy. Cioè. E mi sa che probabilmente allo stopper vedo una maglia gialla lì davanti. Insegue così la maglia gialla che fa da stopper oggi ha del clamoroso. Allora scorrendo un po' i primi staccati Pinto, Nordstrom e Kellison sì.
fatto un gruppo di 7 avanti, Nick, attento, sono 7 in fuga, Barry, bravo. Plantureau, Anderson, Gams e Kune Havenot sono andati via. Attenzione, perché abbiamo Richard Berry, campione e-sport irlandese, Levinson, Bear Rider, David Anderson, Bear Rider, Planturo Gamst, li conosciamo, Sebastien Aveau ha lottato come un leone per cercare di diventare campione di Francia, ma non ce l'ha fatta, e attenzione anche a Siben de Valkener, che è uno dei temibili belghi che hanno dominato nella Zwift Grand Prix. Attenzione. Poco più di 7 secondi e mezzo per loro, ma ovviamente a tirare il gruppo per rientrare in questo momento c'è Gottwald. Eccolo lì. Un attacco piuttosto che una lo aiuta anche Kaminski, giustamente, i nostri due stopper. Eccoli lì, gli stopper preferiti. E coloro che c'è, guarda, c'è Ricky Guardalo Panizza. Lì. Ricky Panizza salito 19 Raidon. Dai ragazzi, sfondiamo quota 20. Forza ragazzi. Eccola qui la maglia del team Castelli Power by Elite che passa, la maglia gialla di Michael Kaminski, anche la sua passa. Ragazzi, che ritmo! Impressionante! Il ritmo è devastante. La fuga è stata lanciata in pochissimi secondi, hanno fatto un'accelerata dietro veramente a paura. Infatti anche paura. Bennett ci dice, vedrai che esplosione sul Titan lo faranno a 10. 10 batchini. Ma... impressionante. Oddio, ho provato a fare lo sprint, ho fatto... oggi ho toccato i 10 watt pro chilo, Daniel, sullo sprint, però eravamo quasi fermi. Il gruppo è molto 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 allungato, ci sono, come ci mostra la grafica, solamente 5,1 km per il primo segmento. Avviciniamo, Nick, ci avviciniamo, ora vediamo effettivamente. Eccolo qua, Ricky Panizza, Distance to Primes, 5 km, eccolo che compare Ricky Panizza, asciugamanino rosso elite che non si confonde mai. Guardalo lì, Ricky Panizza a tutta, ragazzi, si vede la faccia, bello rilassato, però guarda la faccia, sembra che si è sparato una gara, cioè sembra che si è già fatto 60 km, cioè questa faccia te la immagineresti dopo 60 km di gara. Ma questo penso sia lo stato un po' di tutti quanti i corridori. Sì. E di nuovo Sebastien Aveau, Sebastien Aveau vuole le papare. Bellicoso lui, veramente molto bellicoso in questo inizio di tappa, considerando che sta spendendo tanto, penso che il suo unico obiettivo sia il primo traguardo volante, quindi quello che vada a segnare i $1,000. Esatto, sì, perché... Vediamo. Mamma mia, maglia completamente aperta dopo neanche 12 km di gara, dopo solo 15 minuti il Bennett continua a chiamare a Ricky di mollare e rilassarsi. Oh Francesco, 2900 punti, inizia a mettere qualche maffi, metti. Che è successo ragazzi, bonus di fine anno signori, ma a me non li hai dati, io sto sempre con la miseria. Quanto è scorretto. Eccolo che compare Nick Severa ragazzi, guardatelo che compare lì davanti, tra qualche giorno ragazzi comparirà anche in un reel spettacolare, cioè in doppia versione, una seria e una divertente. È ancora Ricky Panizza che si incarica di andare a chiudere. Mamma mia, parte secco. Molto 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 generoso come corridore. L'abbiamo apprezzato proprio in quest'ultimo periodo, sempre lì davanti. Prova da solo, sta provando ad andarsene da solo. Ha guadagnato 3 secondi sul gruppo, Maffi! Mamma mia, che attacco. Il gruppo con Plantureau in questo momento, il mio amico, è a soli 3 secondi. Recupera sua voce. Il mio amico Holden Komau. È un po' più tranquillo all'interno. Rimarrà sempre nei cuori come mio favorito. Lui ama questo tipo di corse, però oggi non è il mio favorito. Oggi come tappa è rischioso. Non lo so, secondo me per gli uomini ci sarà un arrivo volata a gruppo ristretto. È ancora lunga per il Prime, però attenzione che Ricky è quasi arrivato su Aveau e hanno 10 secondi di vantaggio, Eccolo lì, potrebbe Ricky Panizza. Potrebbe essere una buona accoppiata perché Aveau praticamente si è dichiarato sin da subito. Il suo obiettivo è questo. Anche se, guarda,
si muove molto su quella bicicletta. Ah, è tutta, sono 2-7 chilometri. Sta cercando di non far rientrare Ricky, secondo me. Non vuole farlo rientrare. Non conviene, in questo momento loro due devono andare insieme e devono collaborare. Diciamo, la riuscita di questo attacco è unicamente data dalla collaborazione che due possono fare. 11 di vantaggio, arriva Leonard Tugels a lanciare l'inseguimento, arriva anche Arne Jacobs lì davanti, ma sembra tutto tranquillo, ci riprova di nuovo Perrin per i next, prova a chiudere Vidarmel, perché qua adesso viene fuori la differenza. Esce Perrin, prova a uscire Perrin dal gruppo, mentre Ricky passa a voi, vediamo, ora dovrebbero andare via insieme con cambi regolari. Sì, Ricky non esagera, lo porta via a 6, mancano 2 e 2 al prime, però ricordatevi, quando si scollina, dove si arriva all'orso, dove è scomparso Ricky, no c'è, ok, perché mi sembrava strana l'immagine dove si vedeva solo Sébastien Avo, vediamo se gli dà il cambio, eccoci qua sulla U del Titans Group, dopodiché avremo il pezzo dell'orso, poi inizierà la discesina, ma poi ci sono quegli 800 metri infiniti a salire, e attenzione che da dietro qualcuno la farà l'esagerata 13-14. 14 watt kilo, 11 secondi adesso sul gruppo che proprio, segue. Proprio lui, Bennett. Con Apo alle sue spalle. Proprio lui, sono video un po' costruiti perché li ha fatti il nostro amico Romain Mabrel. E cosa, potremmo entrare sul loro Discord perché loro lo guardano come se fosse uno stadio, in una stanza ci sono tutti gli hexagon a guardare la diretta insieme sul Discord. Adesso gli entriamo a dire baguette, calmi, calmi baguette. Ma potrebbe veramente scoppiare una guerra. Così. Non corre molto buon sangue. Non c'è molto amore. Possiamo... Esatto, esatto. Possiamo dire così. Vediamo un po'. 12 secondi. A 15. Allora, avrei... ho rossicchiato un altro secondo lì, ma è ancora troppo poco. Per eh sì, perché adesso c'è la discesa. Però, vedete la differenza? Un tempo in discesa il gruppo avrebbe... volato, guadagnato una marea di secondi. Vedete la differenza con il nuovo Dynamic Pack? Il gruppo è enorme dietro, quindi non c'è tutta questa velocità. E andiamo, perché adesso, ragazzi, da qui si svolterà doppia curva e poi 800 metri di fuoco e vediamo se Ricky avrà puntato tutto qua. Vedete invece sul tratto in pianura come la differenza del gruppo viene fatta. 11 secondi a voi. Lo tiene lì, eh. Avo non vuole tirare un metro, vuole tenere lo sprint. Attenzione che Avo è un grande sprinter anche lui, eh. E ma anche Ricky non è male. E anche Ricky è un grande sprinter, ma attenzione da dietro. Lui Skitsky, hai già vinto la Zwift Academy, non venire a rompere le uova nel paniere ancora agli italiani quest'oggi. 10-6, subito Ricky! Scende, però. Subito aggressivo. Scende, arrivano adesso, scende. Sarà tiratissima, se la giocano alla fine. Ricky perché... deve essere aggressivo sin da subito perché anche il gruppo non deve lasciar fare. È Nick Severa che tira là davanti. Ma penso sia più che altro cercato di abbassare il ritmo. Cerca di tenerlo costante, sì. Cioè lo tiene 8-2 costante. Vediamo, Ricky ci ha provato il primo Diamo tentativo. Diamo il cambio di Avo qui davanti. Non glielo davo, non glielo dà il cambio. Che azzardo, ragazzi, eh. Hanno rallentato fin troppo. 9 secondi e 9 ancora per il gruppo e mamma qui mia. Manca sempre meno, 350 metri. Mamma mia, Ricky. Potrebbero sembrare pochi, ma in realtà secco sono tantissimi. Partito secco a voi, è partito secco a voi, non so se Ricky era pronto. E Andre Hassen dietro. Ho paura anche che... Andre Hassen, speriamo che sia partito un po' presto, ma ho paura che Avo ne abbia di più. Un secondo e tre ora per il nostro Ricky. Ha mollato. Sì, ha mollato. Sébastien Avo, $1000 per lui. Saltella, felice e contento. Peccato per Ricky perché aveva fatto l'azione. Peccato, aveva fatto praticamente lui. Peccato, sì, perché non ha collaborato un secondo. L'attacking croissant prende il punto. Dei primi $1000 della giornata se ne vanno in Francia. Se ne vanno lì, i primi $1000 se ne vanno in Francia, ragazzi, purtroppo. Vediamo se adesso Ricky si rialzerà e a questo punto gestirà la gara, nel senso che sceglierà di smettere e se ne andrà tranquillo fino all'arrivo o cosa sceglierà di fare. Io proverei sinceramente a rimanere nel gruppo. Avo ha mollato totalmente, bravo, intelligente, sveglio, perché secondo me adesso sta lì e prova a recuperare qualcosa.
Ah, Vive era palese. Il Bennett che gli scrive Vive la France. Ma... non si può vedere bene. Che... vuole... si mette in mostra. Nel dubbio vuole stoppare lui. No, probabilmente non si è accorto che aveva ripreso sia Ricky Panizza che avevo, ha detto ma quelli sono avanti, vado a prenderli, vedo che succede. Noi rispondiamo al Bennett con un Vive la France, mettiamo l'emoticon Steam Italy disponibile per voi. Ora il gruppo si ricompatterà, abbiamo un Woodland Sprint tra un po', ovviamente quello non darà i punti, esatto. E ci saranno all'incirca una quindicina di chilometri tutti in pianura prima poi della salita sul Triangle, che ovviamente darà il power up della proprio map. Così, e allora sta recuperando un gruppo di 8, ah, ecco è comparsa anche qua la grafica, gruppo di 8 ad inseguire a 3-9, benvenuto Furechkin, credo sia Furechkin. Benvenuto nella famiglia di Team Italy Live. Grazie mille per il tuo follow. E benvenuto a questo Epic Championship degli Zip Games 2024. Ancora un weekend in più. Guardatelo lì, ragazzi. Numero 158. Andiamo a vedere chi è, perché io non me li ricordo a memoria, ragazzi, anche se mi piacciono un sacco questi numeri. È il nostro Nick Severa, ragazzi. Era lì a curare Michael Kaminsky. A Kaminsky gli è caduta la telecamera. Non ho idea. Non ci abbiamo fatto caso, sinceramente. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuto. Kaminsky sempre nelle posizioni di testa. Sempre nelle posizioni di testa. Nel frattempo il gruppo, diciamo, degli otto dovrebbe essere riuscito a rientrare, perché comunque ci viene indicato dalla grafica quella che vedete in basso. Confermo, più di 90. Poi all'inseguimento altri due rider, poi Kitsky si è già staccato, Luis Kitsky, vincitore della Zwift Academy. Probabilmente lui è qui semplicemente per più come immagine. Partecipazione, sì, più come immagine. Molto questa. Probabile, anche se dimostra uno dei punti che non è piaciuto a tanta dell'audience di questi Zwift, di questa Zwift Academy di quest'anno, che praticamente due terzi dei finalisti su Zwift hanno ben poco a che fare. Nel senso che i due ragazzi tedeschi prima di fare la Zwift Academy su Zwift non sono praticamente mai stati presenti. Ed è una delle cose che comunque farà sicuramente riflettere Zwift, e comunque vengono letti anche i commenti. Ciao Luigi, buonasera anche a te. Eccolo qua ragazzi, Teppone Laurio, che ha un conto, ragazzi, ha un debito di birra impressionante con tutta quella che è la community del nostro amico Bike Beast, e quindi $1,500 di birra lui deve pagare. È rovinato, ragazzi, il podio gli ha fatto male, in più ha vinto la maglia di Raidon, e quindi tanta tanta roba. Vi ricordo quindi quella che vedete, infatti vedete il pollicione, e ha anche la bici abbinata, perché la Trek Madone azzurra, proprio abbinata in azzurro Raidon, speciale per la sua gara, per essere totalmente abbinato come sempre anche per la prossima al Climb Championship. Chi avrà raggiunto più Raidon entro il cutoff di questa sera vincerà questa maglia e la dovrà sfoggiare durante la scalata dell'Alpe Zwift. Quindi forza, dateci dentro con il vostro Zwift Companions. E quindi stanno arrivando messaggi che dicono di risparmiare energia. Ma qua oggi non si stanno risparmiando per niente. Adesso hanno abbassato un po' il ritmo, ma neanche tanto, sinceramente. Esatto, cioè è impressionante. Cambio al comando. Velocità media di gara, ragazzi, 45,5. Ragazzi, si sono sparati 20 km in 27 minuti, eh. Questo passo forse ce la faccio a sciabere qualcosa. Anch'io ho detto non faccio niente stasera. Impressionante la velocità, ragazzi, e via. Pronti in partenza, via, un altro attacco. Domani c'è il Quaremo. Domani abbiamo le ragazze su questa stessa tappa. Domani sera le ragazze, forza. Con sempre io... Epic Championship. Per le ragazze mi sbilancio, ci sarà un arrivo in solitaria di qualcuno. Speriamo, tra l'altro facciamo i complimenti anche
a Selene Colombi, che ha fatto il suo esordio tra le professioniste al trofeo Ponente in Rosa, con la B-Pink Bon Giovanni. Ah! E quindi un altro corridore del Team Italy che riesce a fare il salto in categoria, sì. Definiamolo, perché è così. Arriverà, e questo è il motivo per cui non l'abbiamo vista settimana scorsa, no? Esatto, corretto, non si poteva dire questo. Come è andata la prima gara? Come è stato? È andato bene, sì, è riuscito a provare un po' di tutto, da provare a tutta un prologo a cannone con una bici mai provata, e quindi provarsi su un nuovo mezzo, ad andare a fare una super gara, lavorare per le proprie compagne, lavorare per la compagna che curava la classifica, ad avere una sfortuna tremenda, cioè a far detonare il gruppo subito dopo la partenza, perché ho dei video spettacolari mentre tira subito il gruppo è già diviso, spezzato a metà, ne ha lasciate lì subito metà. Una sfortuna che l'ha colpita purtroppo di una foratura prima della salita importante, in cui stava facendo l'azione per andarsene e provare a fare un'azione con le migliori scalatrici, foratura che le è costato poi rimanere staccata, e poi purtroppo, per non farsi mancare niente, ultima tappa non è riuscita a partire per una febbre impressionante arrivata nella notte, quindi è riuscita a condensare, credo, quella che sia stata una super esperienza, e speriamo di rivederla sempre più presto, continuare a calcare questi spettacolari palcoscenici. Possiamo anche organizzare, Nick, ogni tanto quando passa con le tappe sotto casa, tipo si scende giù e ci facciamo la grigliata per strada e vediamo la gara, ti mando per lei. Siamo sempre sportivi con tutti, ma maggiormente con chi corre con noi. Esatto. Siamo così. Fra, prego, quando ci sarà il prossimo ordine per quella reale? Non ho ancora una data certa, ma ci siamo quasi, ci stiamo lavorando, manca poco per l'apertura degli ordini, e questa volta non sarà solo Italia ed Europa, ma sarà mondiale, e questa sarà la novità, che sarà da tutte le parti. Dai, Ruben, che domani ti plan con Ruben Dotto. Qua c'è il battesimo di Daniel, che dice: appena prenderà dimestichezza. Allora, James Skullcut, che direi che con la telecamera deve lavorare un filino, almeno che si senta l'uomo ragno e stia pedalando per aria. Lo fa per il semplice fatto che, se tu vai a mettere la bicicletta più in pendenza, ovviamente riesce a sprigionare più watt, e lui si è messo, l'ha presa un po' troppo alla lettera la cosa. un po' esagerato, divisa per lui di GP Lama invece. Allora, siamo alla mezz'ora di gara, il gruppo di testa è di 83 corridori, 83 avanti. Allora, aggiornamento Raidon, ragazzi, abbiamo Nick Severa a 25, Sergei Pomozhnikov a 10, Ricky Severa che prova ad allungare davanti. Eccola qui, glielo prova, chiamiamo Raidon, ragazzi, è arrivato il Severa moment, ragazzi. Lui, quando vede un attimo di pianura, parte, dice: e c'è anche Leon Gotwald, vediamo se salta dentro. Sì, Bjorn Andreasen e Tom Corrigan facessero uno sprint esagerato, sarebbe la perfezione, perché potrebbe uscire un bel gruppo, Neutralizzato questo gruppo. Eccolo qua, ragazzi, Nick Severa anche in bianco e nero, ragazzi, che stile. Vabbè, lui si è... ha già fatto vedere le sue carte, sanno che può uscire dal gruppo e rimanere fuori per molto tempo, quindi giustamente ogni qualvolta tenderà a muoversi, ci sarà qualcuno. Mamma mia, guarda chi c'è! Eccolo, Gotwald! Leo Gotwald, ragazzi, il nostro idolo! Fuga, partita la fuga, 2 secondi di vantaggio, però Bjorn Andreasen purtroppo tira. Speriamo che se ne accorga, perché Freddy Howett vuole uscire a cannone. No, molla, ha solo... Sì, ha brigiato Freddy Howett. È ancora presto, ancora alla presto. Webcam dell'Olivetti 95. Lo penso sia stato il primo computer di tutti noi in casa col floppy disk. Diciamo che lo fa per stile, ragazzi.
Ormai è un almost like Taddei il nostro Nicolò Severa, è un quasi Taddei lui. Lui ci prova e fa bene. Comunque, Nir, ritornando alla questione detta prima degli Swift Game, effettivamente sì, non è un granché. Io imporrei, diciamo, per la partecipazione un limite di minimo di ore trascorse, oppure di gare, eventi, partecipazioni fatte su Swift. Per la Swift Academy. Perché, sì, per l'Academy. Perché ovviamente è un'occasione ghiotta molte volte farsi vedere e fuoriuscire dal circuito amatoriale per entrare dai professionisti. È difficilissimo, anche per gli Under 23 molte volte lo è. Quindi questa opportunità della Swift Academy diventa fondamentale per molte persone. Quindi c'è giustamente chi tende a iscriversi su Swift unicamente per avere l'account e poter poi partecipare all'evento. Quindi sì, forse mettere un paletto su questo... Potrebbe essere interessante. Sì, no, contando che comunque sono stati trasparenti, cioè i ragazzi non è che hanno mentito e cose, cioè loro quando gliel'hanno proprio chiesto hanno detto ah, no, noi l'abbiamo fatto perché ci interessava l'opportunità. Per farmi vedere. Sì. Ma come è giusto che sia, però essendo un Swift Academy, ovviamente... Sì, è quasi per Zwift. Cerchiamo di favorire, probabilmente. Animate questa chat, dai. Ragazzi, scrivete pure in chat tutte le perplessità e dubbi che avete. Abbiamo 55 chilometri. Ci possiamo mettere belli, comodi, sul divano. Prendiamo il microfono, ci mettiamo così. Belli sereni. Ci rilassiamo. Adesso facciamo arrivare due pasticcini. Gregory Frison, che si è staccato. No, sta attaccando. No, è lui con Jandé davanti. E subito a ruota c'è Teppo Laurio. Maxey, sono attacchettini a se stessi questi, non c'è nessuno che esce con... Tirano e basta, vanno dritti tutti e fine. Sì, fanno una... e anche una fucilata, aumentano un po' il vantaggio. Per farsi vedere Teppone, così si fa vedere e riesce a muovere i Raidon. Vi do un aggiornamento Raidon, vediamo un po' come siamo messi scorrendo chi potrebbero già essere. 96. Sì, abbiamo Barney a 49, James Barnes tra quelli alti, abbiamo Rogerio Costa a 42, abbiamo Brian Duffy Jr. a 53, Sebastian Avo a 46, Jammer, Daniel Jamrosic il baffo a 44, il nostro stopper Kaminski a 56, Teppo Laurio che sale a 99, 171 per Ed Laverack, ragazzi. Madonna, ma chi è Ed Laverack? Da dove ragazzi, viene fuori? Chi è Ed Laverack? Cioè, eccola qua, ragazzi, driftgames.link/race dashboard, ve la metto qui. Drift Games. No, è perché praticamente ho scelto una posizione oggi da seduto, ovvero gambe, braccia, senti a me, busto contro lo schienale della sedia e... Poi con le gambe, diretta da 300 persone minimo. Confermo, sì, ragazzi, Ed Laverack famosissimo, ragazzi, uno dei più imponenti streamer, pedalatori, credo sia anche ex professionista, allenatore, fa una marea di video YouTube in Inghilterra, è una star. Lui 172, Teppone però è a 100, prova a recuperare. A 54 Vidar Mel, a 62 Zakner, a 92 Freddy Howett, 34 il nostro Ricky Panizza, 11 Sergei Pomoznikov, 27 per Nick Severa, 57 Lennart Tugas, 55 Troll, e altri interessanti abbiamo 67 per il campione del mondo eSport ancora in carica Bjorn Andreassen. Lui continuerà a tenere la sua maglietta in eterno finché non rifanno la gara. Lui potrà tenersela ancora per un bel po' perché manca ancora diverso tempo ad ottobre, quando quello lì sarà fatto ad ottobre, ci saranno i campionati del mondo. Attenzione all'attacco di Ed Morgan, di Pack Elite, il gallese. Qua lui è dietro, subito iniziano ad utilizzare i prim power up, Nick, iniziano a scaricarli. Sarà non tra ci servirà i favoriti per l'Alpe. Secondo me no, Bennett. Secondo me Ed, nonostante va, ho paura che non ce la faccia.
Nick Severa, anche lui col furgoncino. Quando L'Alpe sarò io a sfilargliela. Severa, bravo. L'Anturo, ci sono. Daniel Benedetti. Benedetti che non si sta presentando oggi proprio per puntare tutto su quella gara. Dopo il gran lavoro fatto per la generale, ha buttato tutto con la gara di oggi. Yeah, aveva preso un sacco di punti. E Nick Severo invece ci punta. Zakner, uno di quelli che poteva essere tra i papabili finalisti. Attenzione che vanno, eh. Andiamo. Credo siamo un primo gruppetto a essere usciti. Il Bennett intendeva che gli è la sfila Bjorn Andreassen, diventa campione del mondo lui. Ma guarda, se lo fa veramente andiamo sotto casa con lo spumante. Ti aspettiamo all'aeroporto, Bennett. Ti aspettiamo all'aeroporto in trionfo. Ti portiamo in trionfo se ci fai una roba del genere. Prendo una maglia e dico autografala. Questa è la nostra promessa. In diretta dall'aeroporto di Malpensa saremo. Gruppo nuovamente compatto. Arrivano il campione canadese, il campione americano, il campione sprint. Vediamo chi arriva. Arriva il campione irlandese. Poi vediamo se arriva qualcun altro. Ma questa maglietta che ha Troll è quella del campione canadese, giusto? Campione e-sport canadese. È la stessa perché che oggi avevi come rivale e cosa, sì. Sì, non quindi, non ha gli stessi... No, no. E perché ce l'aveva? Non era la stessa, i pantaloncini erano diversi. Vabbè, vabbè, però la maglietta è uguale. Sì. Tra l'altro il canadese Allison Jackson, che ha vinto, che vinse praticamente la Roubaix 2 anni fa, mm-hmm. se non erro. Corretto, davanti sì, alla nostra ragazza italiana. Ma è Rogerio Costa, eccolo qua. Madonna, se pedala. Come pedala male, ma che... Ma che cos'è? Cioè, imita Pozzo Vivo. Tutto storto, Rogerio Costa. Attenzione alla fagianata silenziosa di Michael Gamst, eh? Tra l'altro non sembra neanche giovanissimo Rogerio Costa. No. Mentre Skulk di maglietta di quelle clamorose, quella di GP Lama. Con tutti prova i mini lama sulla Gamst. Maglia. Eccolo qua, a ragazzi. Lennart Tugels. Madonna, sei spesso in questo momento. E anche questo attacco. E guardate, bocchina. Guarda che abbronzatura che ha già Lennart Hughes da corridore fuori. Ma sì, ma si sa perché in Belgio non piove mai, c'è subito bel tempo. Si vede che fa il professionista. Però sarà andato in Spagna o Sud America comunque a fare un po' d'altura, che non fa male. Ma chi è? Ma chi si muove, ragazzi? Guardatelo lì subito in quarta posizione. Non poteva essere che lui a puntare. Oh, 44 anni Rogerio Costa. 44. Giovane, giovane, ragazzi. No, gliene avrei dati sinceramente guardandolo in foto più di 50. Sì. 44, serioso. Ah, si riporta proprio male, sciupate, ragazzo. Però gruppo compatto, manca ancora tanto. 49 km al fine tappa. Tra l'altro stanno andando a una media. Era in Ruanda. Vedi che ce lo dice subito il Bennett, ragazzi, come è informato. Si vede che è il nostro data expert. Madonna, il Bennett sa tutto. Bennett, controlla la classifica FRR dei Bon, che mi hanno detto che c'è uno del Sinitari forte. Non si può sentire. Vediamo, gruppo compatto, penso non abbia perso nessuno. Nick, media straordinaria, 40 km orari. La media totale è 46, la race speed è quella attuale, quella lì. Sì, no, stanno avendo veramente una velocità impressionante. Infatti in 40 minuti hanno tirato via più di 30 km. Impressionante. Volano. Jammer Rosic sembra uno di quei teppistelli. Sì, Jammer è un personaggio, ragazzi. Se vi guardate le sue storie Instagram, ragazzi, vi fa morire. Ma è così veramente, cioè,
è così come personaggio ed è così nella realtà, ragazzi. Ho avuto l'occasione di parlarci un po' di volte. E attenzione ai suoi attacchi, eh. Però è un personaggio clamoroso. Rimane lì, vedi, fondo gruppo. Ai ai ai. Brutte notizie però... per Giorgio Mangino. Cos'è il Zada Painting? Impossibile. Controlli Zada in arrivo. Eccolo, ragazzi. Quando mancano 48 e 7, vuoi non fare l'attacco ignorante? Gotwald si sta facendo vedere tantissimo quest'oggi, più del solito. E sta portando via un primo gruppo, perché vedi? Questa nuova telecamera si vede benissimo. Bello. Questo, diciamo, questa ti piace questo ti piace questo delfino, no, fatto con il mosaico? Sembra il lungomare di Manfredonia, andatelo a cercare, perché anche quello è fatto tutto a mosaico così. È vero, un ciel delfino, ma c'ha gli uomini che sorreggono il mondo, però è così. Hanno imitato Manfredonia. Lo segnerò, la chiameremo Manfredo Swift. Hanno riprodotto Manfredonia su Swift, avvisiamo il sindaco. Glielo andiamo a dire, Josh Harris... Aero. Al garage, lui direttamente, guarda. Lui è pronto per uscire, ragazzi, appena finisce, tac, schiaccia il bottone e dice, sai che c'è, vado a farmi un giro. Che tanto in Australia adesso penso sia mattina, no? Credo sia, sì, o notte, quanto saranno? 8 ore avanti? 7 ore avanti? Penso ti direi le 3-4 ore di notte. Vediamo se il Bennett ci viene in aiuto anche in questo caso. Ragazzi, aiuto, se avete dubbi, domande, fateci chiedeteci tutto quello che volete. Allora, Manfredonia c'è Marasco. Ci dice. L'acqua deve essere pH 7. Eccolo qua, ragazzi, Ed Laverack. Guardate anche lui, cuffiette come me. Si vede lo stile. L'uomo più gettonato del momento. Intanto c'è Janodes con 8 like e il nostro Sergei Pomoznikov l'ha superato, è arrivato a 12. Grande Sergei. A Sydney sono le 6, molto bene. Sono le 6, quindi proprio... prima non capiamo niente. Geografia bocciata. Ripartono di nuovo Ed Morgan e James Kozkak. E riparte anche Sergei Pomoznikov, attenzione. Prova a salire anche lui ora su questo treno, vediamo, ma c'è sempre un freddo. Eccolo qui, Sergei. Eccolo che ce lo mostrano. Oggi potremmo dire che le nostre maglie del Team Italy si stanno facendo vedere bene. Rientriamo spesso nelle telecamerine. Vediamo come va questo gruppetto. Sarebbe anche magari utile vedere il distacco del gruppo, che comunque dietro è a due secondini. Quindi un minimo di vantaggi. Guarda come studiano, Questo è proprio Ed Morgan che vedi, si fa sfilare per rientrare in scia e poi riaumenta per riandare lì. Stanno lavorando insieme, attenzione, perché Teppo Laureo vuole chiudere. Vediamo, Sergei prova a portare il fie. Pomoznikov tira avanti, vediamo. Guardate, pedalato a Mangino questa. Teppo Laureo però richiude il gruppo e di nuovo tutto compatto. Ed Morgan non si rassegna e prova ad andare nuovamente in testa, ma non nuovamente tutti insieme. Infatti si rialza anche lui. Si va in ferie poi Luigi, no, a parte gli scherzi. C'è la FRR che continua, se vuoi correre. Guardate qui come arriva il drone, l'elicottero. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Questa è bella come grafica, eh. Guarda che lavoro che hanno fatto. Tutte le strutture Inca, Maya che sono. E attenzione, ragazzi, al velodromo, Ci siamo quasi. Beh, quando arriva sto velodromo? Lo puoi dire, non lo puoi dire? Quasi. Un mese. Siamo quasi. Quasi. Di meno. Quasi. È un segno con le dita, di meno di un mese. un po' di più, ok, per aprile arriva. Dai, lo aspettiamo ad aprile. In aprile. Questa visuale ce l'avete anche voi? No. È una visuale unica, diciamo, di questi eventi. Esatto. È bellissima. Però sono in fase di programmazione, ragazzi, arriveranno. Però non per tutti gli utenti.
Questa sarebbe bella da utilizzarla come grafica magari del replay, come fanno alcuni giochi che a fine Sì. evento ti fanno vedere 3 minuti di replay delle azioni più belle che sono state fatte, magari L'hanno proprio le tue. messo per me il Bennett. E cosa? Ah, e dopo Luigi ci chiedeva quali eventi ci saranno. Allora, beh, finali ZRL. Se prima non organizziamo un evento apposta a Team Italy per far passare di categoria tutti, dare premi perché Giorgio Mangini è impegnato con la FRR. Quindi attenzione che potremmo organizzare un evento in più solo e soltanto perché Giorgio Mangini è impegnato. Quindi mettere i premi, quelli veri, cioè gli cacciamo giù un rullo nuovo così solo perché non c'è Giorgio Mangino. Ma per una cosa del genere l'abbandono l'FRR e ci provo, mi ci butto pure io. E quello, quindi potrebbe esserci quello. Attenzione a Leo Gottwald e Thomas Perren Next e Toyota eSport che provano l'attacco con Jakob Arriva Björklund Jacopo il piccolo. SZ. Vediamo se Don't chiude subito per la felicità del Bennett, così si Sì, brucia un po'. Anche sta chiudendo. perché, Di ragazzi, è nuovo lungo. tutti insieme, Questo percorso ancora è una volta. lunghissimo: si fa tutta la costa e poi ritorniamo a Titans Grove. Impressionante. E Oh, ce quindi. ne sono tanti ancora che non si sono fatti vedere in Eventi X-Factor. quello, ci sarà l'FRR, facciamo una chase race io contro Giorgio, c'era già la sfida Majorana contro Accetto. tutti, accettata? Io accetto. La segniamo? Accetto. Assegno. Un uno contro uno quindi volete, o con un gruppo che potete, Uno contro uno uno contro secco. uno. Contro uno secco. Qua, su questa grafica non vanno i riscatti. Ce l'ho ancora disattivato dal Vabbè, pessimo meteo della scorsa settimana, quindi i riscatti proprio, qua non c'è nient'altro che serve a far facciamo tutti funzionare solo dopo. la grafica. Facciamo vedere tutti dopo i vari riscatti. Quindi uno contro uno? Me lo confermi, Bennett? Approvato? Lo facciamo, ha paura bene. Io posso fare l'arbitro imparziale. La faccia. No, però dobbiamo mettere qualche piccola regola che vada ovviamente a pareggiare i conti. Vediamo quale. Mettiamoci giù queste regole, tanto abbiamo tempo ancora in Quanto queste vuoi di 40. vantaggio? Tu devi avere il peso che ho io in questo momento, 72 kg spostati. Solo quello ti chiedo. Quindi lo rallentiamo col peso. Gli mettiamo un account. Rallentiamo, li mettiamo una 20 kg in più praticamente. Attenzione che la fuga va, eh? Don't, Gottwald, Perren, Björklund e Talbot sono fuori. Parte I secondi sul gruppo, in questo momento Nick Nick Severa Severa. non c'è Nick al Severa vuole gruppo. chiudere subito, non vuole andare. Bravo, bravo Nick. Momento giusto Johan perché non Andreassen stanno ancora subito con lui. esagerando e anche Freddy Ovett se ne accorge. Fa niente per Nick che dovrà faticare. Madonna, 14-4, ragazzi, che sta provando lo sprint Freddy Ovett. Piovet è in forma stratosferica in questi giorni. Arrivo in cima alle Piccom, voleva il Bennett, però c'è già un E che secondo me riguardo al peso che hai proposto, quello non lo accetta. Vedi, perché ha paura. Attenzione, perché Freddy Howett è rientrato, Nick Severa è rimasto lì nel mezzo a 3 secondi perché gli manca forse quel picco da 14-4 che ci ha fatto vedere. Cioè, Freddy Howett si è sparato lo sprint dell'arrivo per rientrare in gruppo. È saltato veramente con cattiveria nel gruppo, ma dietro comunque c'è Widermel, in questo momento Millar che tira Eccoli, 1,8, cioè sì, verranno tirano. riassorbiti, uno sprint Tirano. abbastanza sprecato questa di Ovet, Sì, ecco, esatto. ritorna il gruppo infatti. Eccoli gli irlandesi che arrivano. Arriva anche Kaminski a dare come chiusa la fuga. Perché una chiusura viene validata solo quando arriva Michael Kaminski. Che dice: Stop, ti do. Ma guarda, Daniel. Se mi dai 5 minuti di vantaggio, tu mi vieni a prendere, lo sai meglio di me. Devi mettere il peso come quello che io ho ora, 72 partite alla pari. kg. Partiamo così, tutti e due insieme, allo stesso momento partiamo. La Percorso. gara te la scegli tu, la sceglie lui la tappa. Che sfida! Qua si sente fiducioso Giorgio Mangino, eh?
le ho detto, lui deve mettersi 72 kg, pregi 72.0, né un grammo in più né un grammo in meno. Le bici le neutralizziamo se vuoi, oppure mettiamo tutte e due lo stesso setup. Le neutralizziamo, quello va bene. Anche il gruppo, vedi, si è neutralizzato, sono tutti insieme. Tutto calmo. Vediamo quanti sono rimasti in questo gruppo. Allora, andiamo a vedere nella tabella, vi ricordo quindi quello che è il link, quello che ho messo prima, ragazzi, e questo è quello con cui potete... Accettato. Allora, Daniel si mette 72 kg sull'avatar e partiamo insieme. Niente focaccio per Mangino nei 7 giorni precedenti la sfida. Non può fare. Cioè, la mia alimentazione è base, so, 2 volte a settimana la devo prendere la focaccia. 80 nel gruppo di testa. Nix è vera, eccola la mossa di nuovo. Prova a uscire lui. E Planturo lo va a inseguire. Il gruppo dietro non sembra ancora muoversi. No, tranquillità. 2-1. Sembrano volerli lasciare fare. Quello è doping. Se partiamo alla pari va bene. Ok. Sì, partiamo insieme. Dani. Eccolo qua, ragazzi. Come abbiamo detto, la Olivetti 95 in bianco e nero, ragazzi. La sofferenza di Nick Severa. Mamma mia come viaggia. Il nostro almost like today. 3 secondi e mezzo. C'è Friet, Neil Friet, che prova a rientrare. Il gruppo è a 4.8. Ora 5 per il gruppo. Tu Bennett, dimmi come vuoi e dove vuoi l'arrivo e lo mettiamo. Nel Fryet converrebbe aspettarlo, il problema è che si perde un attimo, dovrebbe essere bravo Fryet ad aumentare per chiudere. Sì, Fryet dei restart. Quindi abbiamo Restart Hexagon e Team Castelli Power by Elite in fuga con un Super Nick Severa. Vediamo se Fryet deve dare uno sforzo maggiore per entrare dentro. De Valkener dietro, no. De Valkener si muove, incarica lui di andare perché, a chiudere questo perché tentativo. I belgi non vogliono tirare. Planturo sembra ancora fresco, vai plana come Landis. 3 secondi e 7 sul gruppo. De Valkener tira, che è una meraviglia. Tirano, è uscito tutti. Anche lui dal gruppo, sì, è sì, vanno tutti adesso, sì, tutti sì, di sì. Nuovo cannone, guardali come arrivano, mamma insieme. Mia neutralizzato anche questo. Mancano solo 39 chilometri. Metà gara passata. Circa. Ad essere precisi, 39 è un po'. Si sono sparati. All'arrivo. Cioè, si sono sparati. Va bene che la velocità di Zwift è più alta della realtà, nonostante anche gli ultimi aggiornamenti che non sono riusciti ancora ad abbassarla, a farla sembrare più simile alla realtà, ma siamo a 42 km in 55 minuti. Sì, comunque anche per essere, diciamo, una media a quelle che noi siamo abituati di Zwift, è una media altissima. 46 di media per 55 minuti. Sì. Per la precisione è 46.2. No, devi dire 46 è un po'. È un po', preciso. 46 è un po'. Impressionante. Quindi sì, effetto errà. L'hai visto il video quello di effetto errà, no. Che non riesce il telecronista? No! Mi ricordo, ragazzi, queste le trovate sullo shop Zwift, acquistatele. Nonostante siano in competizione con il nostro sponsor. Vedete anche il bicchiere di Giorgio sullo store Zwift. No, il bicchiere è quello vinto con fai 40 euro di spesa, aggiungi 1,90 euro e ti diamo i 6 bicchieri. Buone, ci piacciono. Allora, sono quelli grossi. Esatto, che vanno bene da riempire. Aggiornamento, andiamo con un aggiornamento Ride On. Allora, abbiamo Alvarado 44, James Barnes, il nostro amico Barney 64. Poi altri numeri importanti, Aaron Boril è salito a 46, Holden Comau 55, poi abbiamo Rogerio Costa 62, Brian Duffy Jr. 68, 48 per Yeltsin, 38 per Josh Harris, 50 per Avo, che è ancora in gruppo, Sebastian Avo. Mamma mia, maglia Senegal, ragazzi, guardala lì. Ma hai visto la maglia tarocca? Questa è la maglia dei grandi eventi. L'ho comprata io al mercato. Le vogliamo gratis. Ho fatto ancora gare da 50 di media. Ci dice.
Il Bennett. Poi Nicky Hag 40, Jammer, Jamrosic 58, Kaminsky 74, Teppo Laurio Teppone è a 127 ed è l'Averac, ragazzi, domina 2-5-5. JP Leclerc 36, Iwan Mackie 41, 69 per Vidar Mel, 79 per Zach Mer, 35 per Ricky Panizza, 132 per Freddy Ovet, 15 per Sergei Pomozhnikov, 33 per Nick Severa, 83 Lennart Tugels, 68 per Thomas Troll e poi abbiamo ancora 80 per Bjorn Andreassen. Luis Kitzky nel mentre è disperso a 5 minuti e mezzo. Rimane ancora Ed Laverack. Con meno like. Con più like. Quello con meno like. Ah, con meno? Aspetta, meno. Adesso te lo guardo. È uno che non ha raggiunto neanche 10. No, ce n'è uno a uno ed è Gustav Lindquist che si è fermato per questa cosa. Si è fermato per lamentarsi. JP Leclerc ne merita mille, assolutamente, ragazzi. Per quello che fa su Instagram ne merita veramente allora tanti. Mi hai detto che si chiama Lindquist? Sì, però è fermo, quindi non so se lo trovi ancora. Lindquist? Perché come ci si sono anche... Lindquist? Aspetta che te lo ritrovo. Sono miliardi Lindquist, se scrivi. Sono più di quelli della, del dragone volante. Gustav. Lind col Q-V-I-S-T. Sì. Gustav no, è un utente privato, non possiamo... Ah no, eccolo. A questo ride on ora dovrebbe averne due, è ancora uno, poi si aggiornerà, però è fermo, quindi sì, due in questo momento, appena arrivato il tuo ride on e l'altro è il suo, se l'è dato da solo. Attenzione all'attacco di Michael Planturo, attenzione a Planturo. Ma subito Levinson, Tugers, Zakner e Sergei Pomotnikov si muovono per chiudere, non vogliono far andare via. Questo è il segmento della giungla, ci aveva detto Daniel che potrebbe essere qui il momento buono per attaccare. Ora vediamo chi ne avrà magari per riuscire a spaccare il gruppo, a uscire dal gruppo addirittura. Comunque un altro che ne ha pochi è Hussein Celebi, che ha 10, che ci aveva infiammato la corsa. Vabbè, è arrivato già a 10. Anche lui molto attivo nella scorsa tappa, quella degli sprint. A 9 abbiamo Lennart Jask. Quasi quasi lo mando a 10, dai. Come si scrive? Lennart con 2N. Occhio Kaminsky che dà la chiusura, guardalo lì il nostro stopper. Va a stoppare, ma non si sa cosa perché non c'è più nessuno davanti e allora dice, vabbè, allora posso andare a vincere ancora. Stoppa a casa! Anche perché, ragazzi, 2 minuti e 20 secondi al ride on cutoff. Ragazzi, prendete in mano il vostro Zwift Companion, ve lo ricordo ancora. Andiamo a dare i ride on. Abbiamo Ricky Panizza, Nick Severa e Sergei Pomozhnikov. Andiamo dentro... Trova Zwifter, mettiamo il nome Ride On e così aumentiamo le loro possibilità di mettere la maglia. Ci vorrebbe un esercito di account falsi, però. Allora, quest'altro qui si chiama Lennart Jask con la J di York, A-S-C-H. Ne sono 4, 3 di Lennart Jask, sarà questo. Non lo so, il numero 74, Michael Kaminsky, eccoci al ponte. Tedesco. 10, arriva bravo. Questo qui, questo è un momento sempre particolare. Attenzione al ponte perché lì si possono perdere. C'è qualcuno che sta pagando queste accelerazioni perché vedo dei corridori staccati dal gruppo. Attenzione anche Tugels. Sì, c'è Holweiler, ragazzi, c'è Holweiler, un buon come i voti di Sanremo, sì, ragazzi, dovevamo chiamare Joliet per riuscire a vincere stasera. Ma non ci riuscì con questi, non ci saresti riuscito proprio.
Purtroppo Ed Laverack va verso un successo garantito. 2,74, ragazzi, ci servirebbero giusto quei 240 account di Zwift. La settimana prossima per il climb mettiamo, lo scrivo anche sul club di Companion, tutti su Zwift Companion, ride on a Daniel Benedetti, noi ci proviamo, vediamo se riusciamo a farli vincere la sfida dei like. Ma poi la maglia non può usarla. No, non potrà usarla. Cioè è una vittoria. È una vittoria. Di... Sì. Però eccolo qua, ragazzi. Quello, se c'è un atleta e-sport per eccellenza, ragazzi, per me, io ve lo metto sul podio, ragazzi, per me. Il mio amico James Barnes Barney. Ma che stai dicendo? Io, se c'è un atleta e-sport per eccellenza è Martinoli Stream. Sempre presente, inossidabile, non lo staccano mai. Mamma mia, e se lo staccano, poi se lo ritrovano davanti, stranamente. Impressionante. Anche oggi, ragazzi, era lì a dare le borracce a Giorgio Mangino. Cioè, si è teletrasportato nel mondo in salita, si è messo lì bello sereno e comodo. Ha detto: ma sai che c'è? A me non me ne frega niente che il mondo Francia non c'è, io ci vado dentro al volo. La borraccia aveva sbriciolato anche i taralli, li sentivo mentre tiravo. C'era quel boh di Grano Arso. Attenzione, prova a Barney. Ad lui ora. Eccolo, Ed Laverack. Ce lo mostrano perché vince. Credo che per farci mostrare che con il ride on cutoff il nostro ride on leader sarà lui. Settimana prossima sulla salita, maglia blu per lui. Dietro questo ritmo sta facendo danni. Sta facendo danni perché vedo gente che continua a staccarsi. Mamma mia. Dura, sì. Sarà bello capire. Sono rimasti in 69. C'è Pasqualini che si sta staccando. Kiko Real che si è staccato. Von Haren che si è staccato. Sono perché in 69. Non c'è ancora nessuno, diciamo. Tra non vedo ancora 60. Grossi nomi, no. Per ora non vedo ancora nomi enormi. C'è Holweiler e con Pasqualini, ma non si sono ancora... non sta ancora succedendo niente di esagerato. Sono a 13 secondi loro, quindi ormai morti. Perché se si esce, no, questo strappo più. Lo fanno forte comunque, 6 e mezzo. Ad uscire questo è un tratto veramente infimo, perché qua devi avere gamba per forza. Stanno facendo un ritmo forsennato. E ricordiamo che non è questo il punto dove si va a ottenere e non ci sono ancora $1,000. Quello è il problema. Esatto, i 1,000 arriveranno tra poco, al chilometro 60. Mm-hmm. Quindi tra un 7-8 chilometri dovrebbe essere. E guarda chi è arrivata in chat, signore e signori. L'abbiamo avuta come compagna di viaggio per tutto questo pomeriggio. Arriva. Ciao Alma. Alma Panther. Grazie. Signore e signori. Alma oggi si è fatta la giornata su Swift, si è svegliata, ha accorto, si è fatta la doccia, ha mangiato, è venuta a salutarci, ha rimangiato, è rimasta con noi in chat, è andata a fare un'altra doccia, ha mangiato di nuovo ed è ritornata qui. Sempre presente, grande. Grande Alma. Ricordiamo che domani, stesso orario, ore 19, Nick, la gara delle ragazze, quindi tutti quanti, anche domani, qualora non abbiate nulla da fare... Seguite la gara con noi. O se avete qualcosa da fare, rimandate l'impegno, come purtroppo ho dovuto fare io oggi, perché qualcuno ti ha richiamato al lavoro senza possibilità. Domani quindi puntuali, perché non ci sarà il rischio, come avevamo detto, invece di una diretta un po' cosa. Quanto dura la diretta domani? Stasera stanno volando, pensavo io avevo puntato le 3 ore, ma di questo passo in anche 40 minuti è finita la gara, quindi 2 ore. Sì, 2 ore qui. Tra un po' di più, ovviamente, per le ragazze. Ciao, quindi Chris, my friend. Chris, Grapevine. Oh, Grapevine. Maffi. La voce che sta dietro al Maffi, ragazzi. Proprio lui.
Tra l'altro, questa settimana ho notato che Chris va a spottere Maffi anche in chat, cioè sugli eventi di Maffi. Magari vedi, Maffi ha corto, ha avuto 5 commenti, vai a leggere The Chris, che mette prima la M, poi la A, poi la F, poi l'altra F e poi la I. È fenomenale. È il numero uno. Fa ridere. Domani ci vogliono 100 spettatori. Sì, sarebbe bello avere 100 spettatori. Sarebbe una roba mai vista per Zwift in Italia. Quindi se volete invitare amici, parenti, nonni, specialmente se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al canale e per questo vi ringraziamo enormemente se lo fate, perché lo zio Jeff, non ci crederete, ma ci dà una quota molto importante dei suoi guadagni. E comunque per far partecipare più gente è semplice, devi dire invitate zia Maria, ce ne abbiamo tutti almeno una, quindi quante ce n'è. Amate zia Maria, fate vedere a zia Maria. Oh, guardatelo qua, Jasper Paridance, ragazzi, Ibus Le Col, due volte finalista della Zwift Academy lui. Come due volte? Lui c'era lo scorso anno. Due volte, anche l'anno prima. Veramente? No, non era lui, era il... non mi ricordo come si chiamava l'anno prima, l'austriaco. No, sempre lui è stato richiamato due volte. L'australiano era, che era stato due volte. Così Nicolò può pagarci gli stipendi, sarebbe un buon colpo, sì. Così posso dare ai ragazzi 50 centesimi al mese che Bennett ha da contratto. Non si paga neanche un caffè, povero Bennett. Spiegate live come abbonarsi. C'è una guida sul canale Telegram fatta dal nostro Francesco Ravasi, ragazzi. Quindi vi invito a iscrivervi anche al nostro gruppo Telegram, c'è tra le... no, devo aggiornare i messaggi automatici del nostro Mubut, che vi dica anche il gruppo Telegram, stavo per dirvi c'è, invece in realtà non c'è, e quindi quello. Comunque per abbonarvi vi basta collegare Amazon Prime a Twitch Prime, quindi cercate su Google Connect Amazon Prime Twitch Prime, così potete collegare Amazon Prime a Prime Gaming in pratica, cioè Amazon Prime a Twitch Prime, che sarebbe Prime Gaming, e in automatico ogni mese avete un abbonamento per una diretta, però dovete farlo poi da PC o da cellulare Android o da Safari nel caso degli iPhone, e quindi vi basta cliccare su abbonamento e sotto trovate abbonati con Prime. E in questo modo è gratis per voi. Voi non tirate fuori un euro. La facciamo più semplice, ragazzi, e vi diciamo che praticamente Nick sistemerà il messaggio che esce in chat, indicando anche il canale Telegram, di modo che possiate entrarci anche più semplice. Il canale Telegram è comunque una sezione dedicata agli sconti che magari qualcuno di noi riesce a trovare online e quindi condivide con la community. C'è il mercatino dove chi vuole può vendere agli altri del Team Italy le sue attrezzature. Ci sono anche le organizzazioni per le ride, per gli eventi. Per le pedalate nel mondo reale. Pieno. Anche. E c'è soprattutto anche il... Io non riesco mai a lamba. Non mi viene. Ah! Aspetta, ho avuto un vuoto di memoria. Apro subito l'applicazione. Chiacchiere bar. Sì, si può chiacchierare di brutto. E ma, su quello, tra l'altro, vi metto anche il link di tutorial, prodotti. I tutorial. C'è una sezione dove ci sono tutti i tutorial. E l'altra alternativa in più che arriva sempre anche su quel canale, che metto nell'hardware e tutto, o sconti e mercatino, quando troviamo prodotti interessanti che ci segnaliamo tra tutti, che siano su Amazon piuttosto che i link, che in questo modo potete sostenere acquistando, potete sostenerci, e in più cioè, se c'è qualcosa di scontato, ottimo, come acquistare il rullo Zwift Hub 1 sostenendo il Team Italy e quindi sostenendo le attività di beneficenza del team, perché poi questo fanno. Chi è arrivato? Bravissimo, con Prime, vedi? Urechkin, grandissimo, guardalo lì, Jan Frodeno esulta subito. È arrivato oggi, si è iscritto, ha deciso Nick che il tuo commento vale, e ha detto ha capito anche la tua pessima spiegazione. Cioè, impressionante, ragazzi, io me ne... cioè, posso chiudiamo tutto, posso andarmene.
Anche oggi ho raggiunto l'obiettivo. Questo per me vale tutta la giornata. Grazie mille, Furechkin, a parte gli scherzi, grazie mille veramente per il sostegno. Oh, Bjørn Andreasen si sta strecciando un po', eh. Sta sfruttando Super Tuck, sì. Qua è ancora regolare, perché non è un evento CI. Comunque lo dovrebbero togliere il Super Tuck su Swift, per il semplice fatto che la devi rendere come CI, cioè un c'è, punto e basta. Beh dai, è già eliminato tutti quelli che stanno in scia, quindi va bene così. Guardate la velocità, comunque come un avatar da solo riesca a stare in fuga, appena arriva al piano, ragazzi, guardate come uno sciame di api o uno sciame di vespe vanno a rimangiarsi Bjørn Andreasen, che sta spingendo a 5-3 e non sta andando piano. Sì, abbiamo anche si stanno avvicinando Nickel. Abbiamo anche l'emoticon Muffy, bravo che il nostro Chris la gioca subito in chat, ragazzi. Avete un set di emoticon che è spettacolare, almeno a me piacciono tanto, perché ci sono tutte le varie cose di Zwift. Abbiamo la borraccina animata, quindi la borraccia, la Zwift Purist Bottle, eccola qui, proprio questa qua, ce l'abbiamo. Abbiamo la piuma che va, abbiamo il Muffy, abbiamo il leader, abbiamo il Raidon, abbiamo il Watopia, abbiamo il QM, Coem, quello che abbiamo in cima alle antenne, abbiamo il Team Italy, abbiamo il Fantasmino, abbiamo l'Incudine, abbiamo il Caschetto, abbiamo il Burrito, abbiamo la nostra maglia Castelli Elite, abbiamo il più per i 10 punti, abbiamo il più per i 100 punti e poi le ho finite, eccole qua, tutte per voi, tutte quelle che sono le nostre emoticons. Sì. Chi più ne ha più ne metta, ma non ci fermiamo alle emoticon, Nick, perché ci abbiamo e poi abbiamo un set di riscatti con i punti, ragazzi, che sono spettacolari, ma attenzione perché c'è l'attacco di Saris Nopins Levinson per Saris Nopins con Planturo all'inseguimento con Planturo a ruota. E attenzione che si muovono i next lì dietro, perché abbiamo visto Nicky Hag, Zach Nair e Richard Penner. Gotwald e Lennart Tugels. Lennart Tugels, attenzione quando si mette in moto Lennart Tugels. Mamma mia, Levinson, ragazzi, se è uscito come non ci fosse un domani. Punta al Titan's Groove in questa maniera, ma è lunga, da qui al Titan's Groove. Molto, molto lunga. Beh, la emoji che giula, ragazzi, è impressionante, Guardalo tanto qua. Appena finiamo la diretta, quando gli capita tranquillo. Planturo, guardatelo come vede Planturo. Lui non lo sopporta, non corre buon sangue. Quando compare questa, e questa la metteremo e poi sarà disponibile per il riscatto, ragazzi. Questa diventerà impressionante. Questa però gli devi mettere un audio che dice: ma che beep fai? Cioè, è fenomenale. Se cambio di nuovo, guarda chi arriva. Arriva lo stopper. Si muove lo stopper. Si muove Kaminski. E sulle sue ruote, Ricky Panizza, che deve essere riuscito a recuperare. E ci riprova allora, Ricky Panizza. Il gruppo, diciamo, dietro sta rientrando totalmente. Bello lungo, allungato. Ricky, sì, come sempre, generosissimo e attentissimo, ne l'hai visto. Sì. Nel momento di tranquillità lui è rimasto nella pancia del gruppo a respirare e adesso che le cose si fanno un po' più serie, si riporta davanti. L'aspettiamo quella, Bennett, eh? Ci sarà anche quella. In modalità compagno di viaggio, quello sognato sull'aereo. C'aveva anche la bava che usciva dalla bocca mentre dormivi in aereo, no? L'hai sbavato tutto. Ricky con le sorprime. Tra l'altro, stavo dicendo prima, vedi che ci sono alcune zone del dialetto Paparun con la N. In altre zone, sempre qui, a pochi chilometri di distanza, Paparun con la N vuol dire peperoni. E loro usano Paparul con la L per indicare i soldi. Quindi è quello che diceva Angelo, Giacomo Antonio, un giorno fa agli amici in chat durante un evento. C'è anche quella del Ben. Il dialetto cambia tanto da città a città qui. Ne ho una spettacolare da estrarre dal video di... con il sigaro in bocca del Bennett che ci fa il segno
li ho fumati tutti, l'ho vinta con il sigaro in bocca. E poi abbiamo anche calma calma sempre del Bennett, e poi abbiamo i crampi del Bennett appoggiati così sulla bici. Beh, eccolo qua, dei crampi è bello ogni fine gara. Gempaglio 1000 franc. Allora vediamo, Usain Celebi, ci siamo 2,5 km, ragazzi, qui è dove sono detonato io oggi sul Titan Scroll. E Planturo ci riprova. Planturo di nuovo prova a uscire. Sì, non prova a uscire lui, anche perché si è bloccato. Adesso ci sono altri $1,000, Nick, da assegnare. Da e c'è prendere. Anche Starisky, Levinson nuovamente avanti a tirare. Si è purtroppo bloccata la cosa laterale, quindi sì. Sì, l'ho notato, so che lo sta aggiornando. Purtroppo non avremo gli stacchi aggiornati, dovremmo limitarci a guardare quello che... Calma, no, calma, è un bel riscattabile. Ecco, sì, ci sta, è un bel riscattabile, però sono d'accordo. Solo 58 nel gruppo di testa, eh? Diventano sempre meno. Eccola la grafica che torna corretta. Anche per chi si è staccato, comunque ci sono punti, perché i punti sono per i primi 100. Sì, quindi tanti, alcuni andranno fino all'arrivo proprio per quei punti, eh? Sì, passeggiando per quei punti, anche se diciamola tutta, prendere un evento del genere solo 20-15 punti, cioè a matematicamente ti contando buoni. Che alla fine Kaminsky è qui, quindi alla fine... Kaminsky ha già 100 punti dell'evento di settimana scorsa, quindi già essere qui, male che vada, arriva a 50esimo, mette altri 46, 43 punti, quindi. Zakner concentratissimo. Questo è un momento in cui bisogna fare molta attenzione, manca solo 1,3 km. Si vedono già le prime piume buttate, quelle ottenute presto. Ricordiamo che qui sopra, Nick, oltre a, diciamo, il passaggio e quindi le monetine che tanto interessano a tutti, attenzione all'attacco di Arne Jacobs. Arne Jacobs Coalition Alpha. E non credo che il suo compagno Kaminsky, ma non lo so, c'è un problema di grafiche. Sì. Ma è Kaminsky che lo sta inseguendo, è il suo compagno di squadra. Ah, sì, no, ma non ha la Tron tutta sbrilluccichina, non è Kaminsky. No, non però è giallo. È impossibile, ma ce ne sono tanti di gialli. Secondo te Kaminsky con quella bici fantastica si mette a prendere una bici dalle ruote nere? È arrivata la pizza, vado. No, Alma. Buona cena. Buona cena per te. Sì. No, sì, era la maglia dei Velocio e quindi non era lui. Diciamo che l'immagine laterale, almeno che sia, era proprio nel fright. Adesso la laterale dovrebbe funzionare un po' meglio, spero. Speriamo. Occhio a Bjorn Andreas, se no occhio a Freddy Ovet, come messo bene. Ma è un po' storto anche lui, bisogna girarsi. Anche lui non ha superato il test della telecamera. Occhio. Attenzione. Manca 300 metri, ora sì, no, occhio agli sprint esagerati, qui ci escono degli sprint senza senso adesso. Eccola l'immagine che arriva bella dall'alto. Guarda come ci guida, mamma mia che spettacolo. È una sfida uno contro uno, Abus Le Col contro Movistar. Abus e Jasper Paridens. È Paridens. Paridens che passa avanti a Vidarnel. Paridens. Millino per lui, Ricky nono. Impressionante Ricky Panizza, è arrivata la cena, signori, ringraziamo la bistecca oggi. Santissima Cadi, mi hanno detto che oggi si può mangiare in diretta, quindi è stato approvato, è stato detto la gara è lunga, allora metti e mangia. Può mangiare, ciao Alma, comunque buona pizza, spero che te la puoi godere. Potevi prendere, attenzione a Nick Severa, che è passato in testa e prova il contropiede. Attenzione a Nick Severa, prova anche lui a uscire. Peccato, perché qui adesso arriva il tratto di pianura, il gruppo è veloce, infatti ripedala subito, bravo Nick. È ancora presto, ora bisogna concentrarsi su... No, perché Nick comunque si mette in una buona... cioè riuscisse a fare un bel finale,
Sì, a lui che Ricky mettono bei punti, per l'Alpe. Anche perché comunque per la generale due, nella scorsa, lo scorso evento sono entrati nella top 30, quindi esatto, hanno comunque fatto dei punti importanti. E nel gruppo di testa ti direi che non sono più di 30 adesso, a occhio. No, sono veramente pochi, quello sprint 38 veramente si è movito un po' tutto. Solo 38. Mm-mm. Mamma mia. Buon appetito. Sono 38 dopo un'ora e 22 minuti di gara. No, è buonissima. Sconvolto dalla bontà della bisteccona, puoi descrivercela? Buonissimo. Vediamo. Grazie. Dacci la ricetta. Ah, ma che vi devo dare la ricetta? Questa me la tengo io. Campione americano Brian Duffy Jr. E ci è rimasto molto male, ha detto, della, di come... Sei dal ristorante? vediamo un po' che succede di bello. Teppone Laureo. Lì davanti. Ovviamente Teppone. Tutti top. Sono tutti qua. Non si può mangiare se non si è degli item bat. Oggi sono autorizzato, ho superato il test. Domani corro, oggi è di riposo. Occhio a non dargli spazio, ragazzi. Occhio a non dargli spazio. Vediamo da dietro se qualcuno andrà a chiudere. Anche perché non vorrei sbagliarmi, ma il suo rivale non c'è. E quindi non c'è la garanzia che chiudano su tra di lui. Poi... guarda che nei 38 di testa i nostri ragazzi ci sono tutti e tre. Tutti e tre ancora. Vediamo, ci sono tutti e tre lì. Ti controllo attenti. Solo se c'è Sergei. Sì, sì, Sergei c'è anche lui. Sì, sì. Xevera l'ho visto, c'è davanti e c'è confermo anche e c'è anche Ricky. Tanta roba è rimanere con i migliori 38 anche oggi. Stanno veramente mostrando un ottimo momento di forma i nostri ragazzi, quindi credo che sia, può essere che ha un questo... ventilatore a torretta ad altezza sollevato dietro. Non vorrei aver visto male nella finestra, ma mi sembrava un ventilatore a torretta messo per aria. Ragazzi, non è cattiva come idea quella del ventilatore a torretta. Allora, vediamo un po'. Adesso, ragazzi, 17-3 all'arrivo, Manca sempre meno. 38 nel gruppo di testa uscire. C'è Don't che sta provando a tirare da dietro perché stanno spingendo. Don't, Stelebi stanno provando a chiudere. Leo Gottwald è rimasto staccato. È nel gruppo 3. Aia. Sta pagando Gottwald sicuramente tutti quegli attacchi che ha fatto. Mangino, ma che devi fare l'eroica con quella divisa? Ragazzi, purtroppo in Italia c'è un brutto vizio, non vengono apprezzate le cose old school, quindi rinnovo l'invito, qualora qualcuno di voi abbia delle divise del periodo anni 90, primi anni 2000, contattatemi, ci mettiamo d'accordo. Ti do altri aggiornamenti che sono saltati per aria sul coso, e c'è da fare attenzione. Sebastian Avo, dopo aver vinto i $1,000, anche lui ha mollato, è staccato. Dean Cunningham è staccato. Ed Laverack ha mollato, Ai. Odden, e qua ci sono Zachner e Levinson che provano ad allungare, provano ad uscire, e vediamo. Attenzione a questo attacco, perché qui c'è da chiudere e speriamo che siano i belgi. Occhio a Kaminski, va anche Kaminski, e qui c'è da saltare subito al bordo. Che poi è la divisa più inguardabile della storia della Polk. Ma no, ragazzi, è quella più pacchiana, guarda, con queste specie di... non saprei come, che fiamme al contrario. È bellissimo, io l'adoravo. C'è bisogno che chiudano subito, su questo attacco. Divisa di Beppe Turbo, giro 98. Anche Bjorklund è rimasto staccato, ed Laverack l'abbiamo detto. Esatto. Parecchi nomi. Quella maglietta, quella della cantina Tollo, tutta zebrata, o quella dei muscoli di Cipollini, ma quanto ne voglio. Una caponata. Se ce ne avete. Tra l'altro la vediamo se la Polti
è a conoscenza di questa diretta, questa nostra diretta, e vorrà farci da sponsor. Vediamo un po', attenzione, perché la fuga Nick Severa si incarica di chiudere. Forse non so, io avrei lasciato ai belgi, toccava loro chiudere, non a noi. Noi ricordiamo che comunque qui all'arrivo ci sono anche dei premi adesso da assegnare. Sì, questi sono tre, e tre vanno d'accordo, perché tre sono i premi che ci sono all'arrivo, quindi conviene a tutti. E bisogna vedere, sono vicini, perché sono a 3 secondi, non è che li stanno lasciando andare, perché vedete adesso la menata di Arne Jacobs, Lennart Jask lì a chiudere, Bjorn Andreasen attento, Alexei Kalman, Johan Noren, Brian Duffy Jr., Van de Kout, molto attivi i nostri ragazzi, continuano a stare in top 12, Pomožnikov, Panizza, Severa, li continuiamo a vedere lì davanti. Questo è il punto importante in cui fare il recupero e la chiusura, qui si può chiudere forte. Bravo Arne Jacobs. Ancora Arne Jacobs. È che sempre lui. Rientra da solo, così toglie i coalition dalla necessità di fare loro le chiusure. Bravo Noren che salta addosso, e ora tutti devono seguire. Molto bene. Qua... Oh, Jammer ha fatto il buco, molto male. Jam Rosic ha fatto il buco, quindi possono andare via in 6. Occhio che Jammer ha fatto ora il buco. Ora va Kaminsky. Va a chiudere. Occhio, prova, sì, perché... Noren lo prova in solitaria. Johan Noren. 14 km in solitaria. Comunque, Ale, quelli sono i regali più graditi. Esatto. Sto scendo bene, Noren. Credo che comunque sia un po' troppo avventato come attacco questo a 14 km. È ancora presto per tutto quello che c'è da fare. Sì, è un poco troppo presto. Tra l'altro il gruppo è rinfoltito, sono 47 corridori ora. Chilometro 67.9. Eh sì, perché il primo gruppetto di staccati era riuscito a rientrare, e i 6 sono ancora staccati e non rientreranno, perché Frison sono a 46-47 secondi, il gruppo Frison-Gotwald, che è il secondo gruppo, quello lì è l'inseguimento, infatti hanno mollato un po' di più. Sono poi proprio alzati loro dietro, guarda. Sì. Sono a 2.5. Questo è Nicky Hag, next, attenzione anche... No, no, è crashato a me internet. Torna adesso. Sì, sì, ecco. Siamo tornati? Sì. Era crashato internet. Problemi. Questo era da problemi. Sarebbe stato bello poterla riscattare, purtroppo, per le dirette internazionali. Devo vedere, più che altro perché abbiamo un problema che in questo caso l'audio ogni tanto sparisce, quindi può essere che devo riavviare la diretta, però datemi solo un secondo che controllo. Più che altro che ci continuino a sentire. Diteci se ci state sentendo in diretta. Sì. In diretta. Io mi sento, quindi è già positivo che ciò che ho fatto al... I lavori che abbiamo fatto... Confermano anche dalla chat. Molto bene. Molto e Higg, ora utilizzando Vernel appunto come... Verel. Come slancio, allunga, però... Questo gruppetto sta... Occhio a questi, accumulando secondi. 5-4 dal gruppo. Bene. Hag, Noren, Levinson, Ovet, attivissimo oggi, e Verel. Però mi è sembrato un po' piantato, dovrebbe staccarsi dal gruppo. Vedo ancora quella caffonata di Gilles. Ci avevi sperato che fosse un cambio d'abiti. Sì, è saltato il mio internet, purtroppo. Non so perché, ma si era totalmente incedato. In quel di Varese c'è sempre brutto tempo. Si dice che Milano c'abbia sempre la nebbia, ma ogni volta che senti Nicolò, Varese piove. Manco Londra. Sì, siamo peggio di Londra, ragazzi. Esatto, il gruppo dietro a 7 secondi e 4, a 7 e 4, il distacco ora si inizia a fare l'ultimo goccio di vodka per me, che ho finito tutta la mia vodka. Questo perché i 5 qui davanti stanno collaborando veramente molto bene. Al momento c'è Hag ancora davanti. Occhio che vanno, occhio che vanno. Sì, vanno verso gli 8 secondi perché c'è Lennart Jarki. È che il problema è che è andato un Next, c'è andato un SZ, c'è andato un Belga, c'è andato,
E chi tira dietro? Non c'è nessuno che tira. Manca forse, sì, manca un coalition, quindi coalition potrebbero tirare dietro. Ma non è Nick, un evento di squadre, un evento individuale, esatto. Questo. Qua chi tira si finisce. La stessa maglietta, esatto, ognuno corre per i propri interessi. Anche perché qui chi dà la menata per chiudere si gioca le sue carte, cioè butta via la sua possibilità di vincere. Esatto, sembrano Tugel e Yash comunque dietro i due che si sono incaricati dell'inseguimento. È che Tugel credo controlli per VRL per i loro accordi che hanno. Ricky Panizza un secondo da loro con Kaminsky, quindi attenzione che anche dietro stanno provando a uscire Tugel, Planturo e Yash, sì. Probabilmente. Vediamo, no. Il distacco comunque si attesta ancora intorno agli 8 secondi per i primi. Qua tirano forte. È lunga, perché sono 10 km. Abbiamo visto come con la volata solo anche di Nick Severa finale che recupero hanno fatto. Poi l'abbiamo rivisto dalla diretta internazionale, non dalla nostra. Però l'abbiamo visto. Esatto, e Nick aveva ben più di 20 secondi. Però... comunque qui dietro ora il distacco aprono adesso dietro Planturo, Panizza. Ag è tutto solo. Sì, Ag prova ad andarsene da solo. Occhio Planturo, Panizza che stanno provando ad uscire loro due, provano a tornare su Verelovet e Levinson. È una buona ruota quella di Planturo per Ricky Panizza. Sì, e dai cambio Ricky Panizza, Sì. Tra i due collaboreranno anche perché poi ci sarà praticamente quasi tutta discesa fino allo strappo finale. L'importante è venire fuori veloci. Vediamo il gruppo qui dietro. Nel frattempo Ricky e Planturo sono praticamente a meno di 2 secondi da Verhelm, davanti Ovet Lewinson. Sì, ecco, l'importante infatti sarebbe rientrare nella maniera... Sono molto vicini a rientrare, sì, però riuscissero a rientrare... Che adesso c'è lo Zwiftcom, attenzione a quello. Questo è sicuramente un punto pericoloso. Vediamo, dietro continuano ancora ad andare con un ritmo regolare, 11 secondi. Eccoli lì, Planturo Panizza che stanno rientrando, li vedete? Eccoli lì, rientrati ora sul gruppo. Bene, adesso devono rifiatare per quei 15 secondi che avranno di tempo prima di godersi un'altra aperta da 3 minuti. Bravo Ricky. Adesso c'è da vedere appunto e c'è da raschiare il fondo per tutte le Mamma forze. Cioè, è tutta la gara, ragazzi, che vanno a un ritmo impressionante. Cioè, è impressionante veramente la velocità che hanno, ci hanno regalato. 45,9 di media per 72 km. C'è Nicog che continua a provare ad andare in solitaria con solo 3 secondi sul gruppo dietro. Si mette Ricky al suo ritmo qua in scia, bravo. Freddy Ovet aumenterà, mamma mia ragazzi, guardate che cadenza che mette, impressionante, io adoro guarderei i suoi reel all'infinito quando sprinta, perché è spettacolare. Freddy Ovet è impressionante all'alta cadenza e sprint, è impressionante ragazzi, questa cosa la sa fare praticamente solo lui qui su Zwift, a quella cadenza. Soprattutto a 12 watt pro chilo fisso, ora 15,5. Sta rallentando. Ma... frena per non passare anima. Guarda Ricky! Guarda come arriva su Ricky! Bravo Ricky! Bravi, via! Si va! Ora ritornerà leggermente in salita. Si tira dritto il qua. Gruppo dietro, 9 secondi, 10 ora. E Lennart Tugels e Kaminsky stanno provando. Tugels. Sì, però mollano. Ecco, noi adesso avremo bisogno che si studino, perché qui questa è una situazione che ci piace, però è dura. Questa è un'ottima situazione per noi. Occhio però Planturo, occhio Planturo. 5 secondi. E nessuno vuole chiudere. Mamma mia. Planturo ci prova, ma il gruppo dietro lì sta rimangiando tutto. Stanno arrivando, guarda Kaminsky, mamma mia lo stopper. Lo stopper arriva. Con Yask arriva. Kaminsky. Yask arriva anche Verel e Bjorn Andreasen è lì, ha riportato tutti. Arriverà anche lui, sì. Mamma mia. Ritorna in una situazione di gruppo compatto, 45 corridori qui davanti praticamente. Johan Noren non ci sta e prova a lanciarsi in discesa, 7 km e 8.
via. Contropendenza. Fuori per circa 6 chilometri loro. Guarda il gruppo com'è lungo lì, qualcosa si è rotto lì in mezzo e dovrebbe essere... non riesco a riconoscerlo purtroppo perché... Chi è arrivato? Gianmi Gamer 000. Ciao Gianmi, benvenuto nella famiglia di Team Italy Live. Gruppo mentre compatto si mangia. Mentre mangiamo la cena di oggi. Mentre siamo in tensione, tipo Daniel settimana scorsa, lui è un po' pro mangiare, è un pro mangiare pure io. Oggi si sente un pro anche Giorgio Mangino, che è stato autorizzato al cibo. Occhio a Sergei, guardalo lì Sergei Pomoznikov come si fa vedere ancora lì davanti, lui con Bjorn Andreasen. Prova lui ora. Solo comunque ha raggiunto quota 20 in Raidon, bravo Sergei. Yash solo 13 ancora. Occhio a Nere Andreasen, occhio a Nere Andreasen che creano il buco. Questo occhio a quei due nomi grossi. Non vanno lasciati andare. Guarda infatti come si muovono da dietro. Ho visto illuminarsi subito dietro e sprintare Avatar, che hanno detto non loro due, non loro due. Arrivano subito. Non è Kaminsky, è qualcun altro. Era un altro dei suoi compagni. La grafica ci indica Kaminsky come terza posizione. Sta impazzendo la grafica delle distanze. 39 ora solo qui davanti. Che rientra, c'era una maglia timida di leggermente attardata, eccola che rientra nel gruppo, si riporta abilmente nella parte. Vediamo, 6 e 3 potrebbe essere in questo momento avanti con il Dunge. Potrebbe essere una bella zona severa questa, una volta finita la discesa. È molto difficile Nia adesso, il gruppo è comunque abbastanza folto. Vediamo. È ancora abbastanza folto, 39 ora. Corridore, ci prova Andreasen. Sicuramente quando lui si muove, nessuno vuole farlo andare. Lo conoscono più che bene. E ci prova il nostro Sergei Pomoznikov davanti, seguito a ruota da Jacobs. Grande Sergei. Con Arne Jacobs. Arne Jacobs è un bel cronoman. Sta lì a metà, che non ci piace tanto perché porta via il gruppo. Bravo con il super tag. Del super tag, ma guarda come rientrano. Arne proprio lo sta gestendo. Ha smesso di pedalare per non passare e dice: tanto lascio te, io porto dietro il gruppo. Eccolo lì, Sergei. Grande Sergei. Fai quello che vuoi. È sempre bello vedere le nostre maglie lì davanti. Fa piacere anche perché comunque dopo una gara così dura. La Team Castelli Power by Elite e la divisa invece Insider by Castelli, quella che sta indossando indoor. Occhio al contrattacco di Nicky Hag. Il gruppo deve essere attentissimo. Si muove Levinson, Saris Snopins. Leonard Tugels lì davanti a tenere d'occhio. E il terzo è Ricky Panizza. Ricky Panizza in posizione. Quarto, Ricky, era anche Noran. Poi il buco, ha preso un piccolo buco, Ricky, deve stare attento qui. Sì, infatti aumenta un attimo e ci salta a bordo. E salta a bordo, dice, sai, per evitare come prima che devo aprire come non ci fosse un domani, io nel dubbio rientro almeno su questi. Si riprova ancora Noren. Noren io lo lascerei andare, nel senso che non deve essere Ricky a chiudere, cioè ci sono rider molto più potenti indicati a questo. Attenzione perché andiamo agli Essex adesso, svolta a destra, ponte, si sale e sali e scendi adesso. Da qui ci divertiamo adesso, 4 e 3 all'arrivo. 2 secondi, sì, manca poco. Noren punta andiamo dritto fino all'arrivo, attenzione a questo strappo. Qua si può fare tutta la differenza del mondo, guardate come arriveranno. Non so, ma dietro penso che il gruppo qui andrà. Tendenzialmente qui puoi chiudere, arriva James Mars, anche lui. Qua è importante fare la chiusura, Importante fare la chiusura e non mollare, occhio che molla il gruppo, Perché in testa non vuole tirare nessuno per lanciarsi in discesa. E Noren, se è sveglio, qui potrebbe ripartire a tutta. E infatti è ripartito, ci prova più che a tutta in maniera costante. Ricky Panizza si è ritrovato purtroppo, suo malgrado, avanti a questo gruppo, seguito da Paridens, Kaminsky e Pomoznikov. 3-7 all'arrivo. Vediamo come va, 3 chilometri e 7 all'arrivo.
pezzo di sali e scendi, qui è importante prendere a tutta. Bella rebrivio, mamma mia, se devi riuscire ad anticiparle molto bene, molto bravo Noren, si vede comunque bello esperto, perché da solo sta tenendo a bada il gruppo, spingendo l'anima, però ci sta provando. Però questo distacco non è sufficiente. Occhio all'Ener Tugels, bravo Ricky, bravo Ricky, subito sulla sua scia, bravo, subito in scia. Ecco, passargli davanti no, perché poi lui molla. Gli hai detto bravo sulla scia, no, invece questa è un'azione decisa di Ricky. Ricky tira dritto sui sali scendi, bravo. Con loro anche Zach Nair, arriva Ian Artlash, sì sì. Però era buono stare qua perché erano usciti bene. Eccolo qua, Ricky. Datecelo qua anche lui. Eccolo. Mamma mia. La stessa faccia dai meno 70 ai meno 3. Una specorata unica. Ha la stessa faccia da prima. Formidabile, riesce sempre ad essere nelle posizioni di testa. Mamma mia, dopo un'ora e 43 minuti di gara, un'ora e 43. Pochissimo. A saperlo, aspettavo per mangiare. Bastava veramente, anche io ho detto, io ho mangiato al volo alle prima, alle 6, cosa ho detto, mangio qualcosa perché poi sarà lunga. Occhio Ricky, non esagerare, non serve, non è qui l'arrivo. No, deve internet di nuovo. Ok. È un cambio di davanti a Levinson questo. È Eric Levinson che tira dritto. Molto Ricky generoso Ricky, sì. Però giusto. Segue giustamente, aspetta. Levinson ci prova. Ecco, ci ancora lì avanti al gruppo. Poteva essere il momento giusto per Nick Severa quello. Vediamo, ma c'è ancora in gruppo, credo proprio di sì, adesso lo controllo, ma Sergei Pomoshnikov c'è. Nick Severa c'è, perché me lo segna a tipo da 39 a 3-7, quindi è nel gruppo con Rick. 3-7 dalla testa. 39 nel gruppo di testa. Severa ora, se ce ne ha, dovrebbe provare adesso a uscire, perché comunque manca poco, lui negli sprint 1-6. Non è formidabile. Ritorna avanti Hug. Nick e Hug sono alla fine sono tutti quelli che attaccano prima di quello, cioè quelli che sentono di non averne, sia che sia salita sia che sia pianura, comunque assassino questo finale, vedi che sono quelli che sentono di non avere il cambio di ritmo, perché nonostante sarà una parte a salire l'arrivo, comunque c'è la differenza che è comunque uno sprint a tutta, quindi ti servono comunque i 12-13, possibilmente anche 14 watt per chilo. Ma se ne parli come se fossero caramelle. Esatto, passa anche l'Ener Tugels, eccolo qua. Ci saltella un attimo il buffer, speriamo non ci faccia casino. Che attacca così da lontano. Anche lui non ha uno sprint secco, ma ci prova. 900 metri all'arrivo. Vediamo un po' questo e ultimo salita. Arriva la piuma. Lui l'ha giocata subito, ovviamente. È andato aggressivissimo. La gioca subito. Mamma mia. 100 metri e sta tenendo veramente molto molto bene per ora. Vediamo, perché occhio che è lunga, perché poi c'è ancora la curva a sinistra. Guarda Fred come sta salendo forte. Sì, ci saltella internet. Prova lui. Purtroppo, come al solito, siamo riusciti. Problemi. Oggi siamo riusciti a vedere la partenza, quindi l'arrivo è normale. Non vedremo l'arrivo. Vediamo. Ah, riesce. Ma sta provando a rientrare. Nel Fryet allo spazio, occhio anche a Jask. E occhio. Dietro è finita. È nel Fryet per veloce. Mamma mia, nel Fryet. Non rientrano. È Fryet, incredibile. Ai 300 si muove storto nel Fryet. Vediamo se ci tiene internet ancora un momento, ragazzi, che non ci crolli giù tutto. Da dietro Holly Jones il primo a muoversi, però è tardi. La ruota. Ma Fryet va tranquillo verso la vittoria a questo punto. Sì, nel Fryet vince questo Epic Champions. Nel Fryet su Leonard Tugels e poi e forse Holly Jones, sì, che è riuscito a chiudere.
Mamma mia, che finale! Che bella Cosa azione! si è inventato Bella azione Neil quella di Fryett? Fryett. E Leonard Tuggles, forse, sai che anticipando, forse sbagliato, perché poteva averne prendendola un attimo dopo. Dato il riperimento. Sì, gli ha proprio Eccoli chi panizza dato. ora che arriva sul Gli ha traguardo. proprio dato lo spazio e la distanza come attaccare. Aspetta che scrivo ai ragazzi così se vengono a farsi intervistare. Che bella tappa quella di oggi. Oggi ci siamo divertiti. Mi Bella, sento sicuro bella. che anche domani ci divertiremo un sacco con le ragazze. Quindi diciamo che il passaggio di Sele Colombi non ce la farà vedere neanche domani qui, giusto? Non lo so, noi ci speriamo, però vediamo. Sono energie, diciamo, Eccoli da non togliere. qua che arrivano i risultati. Aspetta che ci spostiamo, tolgo me e Giorgio Mangino. La decima posizione di Hovet, Andre Hassen, Van de Koot, Kading Troll, Harris, Duffy Junior. Terzo posto per Ollie Jones che prende 3.000 dollari. Leonard Tuggles. Ah, quanto brucerà questo risultato. Secondo me 3.000 lui, dollari per lui. a lui brucerà di più il secondo posto di aver lasciato lì la vittoria perché poteva, con una tattica migliore la poteva vincere, era più forte, eh? Perché gli ha proprio regalato la distanza. Sì. La super bici va a Neil Fryett che si Mamma aggiunge a mia. Kaminsky. Doppia, infatti il bello è anche quello perché c'è una seconda Tron Bike disponibile. Quindi sono diversi rider con la Tron Bike che potremmo vedere in giro. Sicuramente ne vedremo due settimana prossima. Ok, aspetta che metto un attimo così. Allora, Ricky c'è. Ma vai con calma, nel Aspetta che. frattempo io mi nutro. Ok, dovreste vedere la chat anche. Ricky c'è. Ciao. Ciao Ricky, complimenti per la gara. Peccato per il primo, specialmente con Avo. Ti sentiamo un attimo lontano. Ci sentiamo male. Mafi! Mi sentite? Sì, aspetta che mentre arrivano 200 riscatti che avevo prima. Mafi! Li disattivonato. Ok, Vai. che dicevo che è peccato perché ci ho provato lì, ho puntato quello e diciamo che l'ho anche indovinata. Poi avevo paura che rientravano. E ho cercato di tirare dritto, ma proprio fregato sullo sprint. Ne aveva di più, sicuro. Eh sì, lui si era proprio gestito per quello sprint a tutta. Anche perché lui, poi dopo aver fatto quello sprint, ha proprio mollato. Ma tu hai continuato fino all'ultimo, ti abbiamo visto sempre avanti. Ma quante ne hai di gambe? No, adesso il problema è recuperare. Il problema è recuperare. Guarda, sinceramente, avevo riletto il regolamento stamattina e per fortuna che sono arrivato al trafiletto che comunque se sul Titans, se facevi i premi, dovevi comunque finire la gara. Sì. Però se non riesco, non riesco. Che una disconnessione a questo è il test non lo però quindi magari potremmo rientrarci però ci ho provato è andata bene ma non benissimo È stata eh comunque sì, una quando si bella arriva gara. Sì. così vicino ovviamente non fa piacere però noi ci siamo divertiti un sacco. Parte del gioco, ma poi no, è stato bello anche loro perché sono riuscito a recuperare bene. Ci ho provato ancora pensando ai 12 minuti di andare una decina di secondi forse con Overt, Noren. Sì, quando siete andati via, cosa? Sì. E dopo sono rientrati lì.
così. Peccato. Poi, vabbè, alla fine ho provato a recuperare, però erano già andati via quei quattro. Sì, tra l'altro con Freddy... Neil Fryatt che ha fregato clamorosamente Leonard Toggles. Comunque, vediamo, 25esimo Sergei, 28esimo Nick Severa. E sì, 32esimo. E 32esimo Ricky Panizza, è quello che è appena comparso. Beh, comunque è tanta roba. Sì, vabbè. Siamo a tre. Cioè, già due sabati che almeno siamo un po' protagonisti, dai. Esatto, sì, no, bello. Cioè, poi infatti la cosa che ci è piaciuto tanto vedere, poi correggimi Giorgio se sbaglio, ma vedere le tre maglie, cioè non eravamo tanti perché eravamo in tre, ma cioè, tutti e tre sono stati, vi hanno mostrato con le telecamere tutti e tre in diretta proprio perché avete animato la gara e vi siete fatti vedere belli attivi e belli cazzuti. Penso che anche la rete internazionale si sia divertita a guardare le vostre azioni, perché ogni qualvolta c'era un movimento e voi eravate nel movimento, eravate voi quelli presi. Quindi... Eccolo che è arrivato anche Nick Severa, anche se anche da Nick ci abbiamo sperato ai meno 6 che ci inventasse una severata, un I'm almost like Taddei. Non rallentavano mai. Avete fatto una gara a un ritmo esagerato, l'abbiamo detto Ricky, poi nella tua immagine si vedeva proprio chiaro, perché in meno 70 avevi una faccia che era come dire, madonna, sembravi cioè bello cotto, cioè bello che sentivi la fatica, ai meno 6 ti hanno rifatto rivedere ed era la stessa faccia uguale. No, ma veramente quando è stato, quando è scritto che se la c'è finito, perché è stato che l'ho puntata quella fuga lì, però probabilmente non ero neanche così pronto da dire per uno sforzo di 6-7 minuti quasi, e poi pensare di dover andare avanti. Quindi ci ho messo una bella decina di chilometri a metabolizzare che mi mancavano ancora quasi 7 minuti. Quindi, grande Ricky. Bravo Ricky, sempre attivo, proviamo. Bravo Nick, ti abbiamo visto, il tuo amico Daniel Benedetti ha detto che hai una cam che è dell'Olivetti del 95. Perché ti si vedeva in bianco e nero nella diretta. No, in bianco e nero penso perché ho una luce sparata in faccia. Faccio tipo la fauna. Era spettacolare. Avevi uno stile, avevi uno stile impressionante comunque. Sì, poi non funzionava la fascia, ogni tanto sbattevo sul posto. Comunque anche dalla chat vi fanno i complimenti, salutiamo Furechkin che anche lui va a cena, Paolo che ci saluta che va a cena, rimanete ancora un attimino poi in nostra compagnia, adesso poi finite l'intervista e andiamo a trovare qualche altro streamer e poi anche io e Giorgio Mangino andiamo a goderci la nostra serata. Comunque bravi ragazzi. Pensavamo di finire molto tardi, molto più tardi, ma siete andati velocissimi. Sì. A un certo punto mi sono trovato con la cena davanti e voi eravate quasi arrivati. La nostra tabella di marcia è sbagliatissima. Io pensavo di passare le 2 ore tranquillamente, Io avevo fatto conto di 3 ore di diretta con un quarto d'ora di pre, un quarto d'ora di post e 2 ore e mezza di gara. E infatti ho detto... Quanto dura la gara? 2 ore no, forse sotto, sì, forse sotto le 2 ore sono passata sotto 1.56 adesso dovrebbe essere in questo momento, cioè quindi è già passato da mo dei treni per fare 81 chilometri. Mamma mia. Impressionante, sì, perché sono 1.56 adesso, vi ho scritto 9 minuti fa, quindi avete fatto 1.48, una cosa del genere. Stratosferico, ma è un altro ritmo devastante, perché il gruppo dietro di voi si è distrutto. Ci credo. Mamma mia, ma che carneficina. Impressionante, ragazzi. È veramente una carneficina, ragazzi. Però veramente a me ha fatto un sacco piacere vedere tutti voi nelle azioni. Soprattutto nonostante le azioni, siete rimasti con il gruppo di chi di testa.
cioè, quindi veramente. Ricky? Sì? Ma tu vedevi tutti? Perché a me ogni tanto scomparivano le persone. Sì, anch'io ogni tanto vedevo, sì. Cioè io una certa ho fatto uno scatto e me ne sono ritrovati tipo quattro già davanti. Ma poi c'è stato un momento, un paio di secondi, che vedevo gli avatar tutti, cioè proprio andare tutti a destra e a sinistra, non mi ricordo la frazione. Cioè proprio, io il mio davanti. Anche a me. Non ma male. Solo quando ero lì, vabbè, dai, ragazzi. Vi saluto. Vado a mangiare qualcosa anch'io. vi potete finalmente godere la cena e poi domani di nuovo gare. Ottimo, ragazzi. Complimenti, veramente. Buona siete cena, stati ragazzi. Immensi. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo settimana prossima. Vai, Nick. Dai. Settimana prossima sogniamo l'attacco Benedetti Severa che se ne vanno insieme a infiammare tutto. Comunque io oggi farei la multa a Benedetti, eh? Sì, perché non ci si può presentare. Ha fatto la gara sprint e non ha fatto questa. Esatto. 55 kg. Non si può vedere, eh? Dopo che ci ha detto multa. Mi sono messo in classifica. Multa. È così. E multa sia, visto che l'appro di popolo viene chiesto. È richiesta dal popolo, l'accettiamo. Comunque grazie mille ragazzi, vado a mangiare. Grande Nick. Alla prossima. Grazie mille Nick. Ci vediamo settimana prossima. Ciao. Buona cena. Ottimo, allora ho avviato già il ride io nel mentre, così che i nostri spettatori sono pronti ad andarsene. No, 2,80 per mettere a posto Giorgio Mangino. Andiamo a trovare Caleb Carl e Anni, dovrebbe esserci Caleb che sta correndo, se ho visto giusto. Sì, vi confermo, Caleb Carl, ragazzi, lui ha avuto una storia impressionante, nel senso che ha fatto un recupero incredibile dopo un incidente enorme in cui ha rischiato la vita, e era già un super rider eSport ed è tornato a essere un grande rider, quindi tanti cuori per Caleb. Io vi ringrazio di essere stati in compagnia, ringrazio specialmente il mio compagno di viaggio Giorgio Mangino, ragazzi, che ha rinunciato alla serata per stare in nostra e vostra compagnia. Io spero che vi siete divertiti. I ragazzi mi hanno ascoltato, sono andati veloci. I ragazzi sono stati gentili e come sempre ci vediamo qui domani sera con l'Epic Championship Women, e ricordatevi, non sbagliate mai, semplicemente, solo e soltanto se seguite Team Italy Live. Ciao.